Allora, il pomeriggio è ancora impegnativo. Adesso partiamo, come vi avevo promesso stamani, con una cosa un po' speciale, un po' diversa. 30 aprile del 2016, di quest'anno, è stato celebrato a Pisa il 30° anniversario dell'ingresso dell'Italia in Internet. Tutto quello di cui abbiamo parlato stamani si basa molto sulla rete delle reti, ok? E l'Italia è stato il quarto paese, dopo la Norvegia, il Regno Unito e la Germania, a entrare nel network. La RAI ha prodotto un docufilm, del quale oggi vi mostriamo in via del tutto eccezionale una versione ridotta, perché il docufilm è lungo, dura quasi 1 ora e 50, ma vi risparmio, non vi preoccupate, che illustra tutte le fasi che portarono l'Italia a questo collegamento. Perché abbiamo voluto questa cosa? Perché ci è sembrato interessante, come vi dicevo prima, inserirlo e mettere in evidenza come Internet a quei tempi, in realtà, pur essendo un grande progetto di ricerca, e stamani di progetti di ricerca ne avete sentiti diversi, anche finanziati in maniera molto importante, non era assolutamente percepito all'epoca come il sistema che in realtà avrebbe cambiato la storia. Questo documentario è stato prodotto, come vi dicevo, per un pubblico vasto, quindi per renderlo scorrevole sono state inserite anche delle scene relative ai momenti storici di quel momento, in modo che così sia più fruibile. Quindi vedrete anche degli eventi politici tipici dell'epoca. Alla fine di questo docufilm avremo una gradevole sorpresa. Grazie. Dormivi in città, Marisci. Internet in Italia è arrivato dal cielo. Il primo segnale che ci ha collegato a quella che sarebbe diventata la grande rete del mondo è partito da un bosco della Pennsylvania. Dalla stazione satellitare di Rolling Creek è salito fino ad un satellite geostazionario che stava sopra l'Oceano Atlantico ed è sceso in picchiata fino alle antenne del Fucino in Abruzzo. E in un istante è arrivato fino a Pisa in via Santa Maria 36, al centro di calcolo elettronico, il CNUCE, che allora era la mia casa scientifica. Era il 30 aprile del 1986. About to turn blue. We're breathing.
la rete ARPANET, progenitrice della rete Internet, doveva mettere in comunicazione tra di loro, favorendo la cooperazione tra i ricercatori delle università americane e dei centri di ricerca degli Stati Uniti. Il 29 di ottobre del 1969 due programmatori riuscirono a scambiarsi il primo messaggio. Charlie Klein, collegato al suo calcolatore, batte il messaggio di login diretto all'altro programmatore, Bill Duval, che si trovava qua allo Stanford Research Institute. Qualcosa effettivamente andò storto, perché dell'intera parola login solo le prime due lettere arrivarono a destinazione. Le altre tre lettere, G, I, N, si incagliarono all'interno della rete. L'esperimento fu ripetuto circa un'ora dopo e tutto andò dritto. Possiamo considerare la data del 29 ottobre del 1969 come la data effettiva in cui ARPANET nasce. CNR decise di inviarmi al centro scientifico IBM di Cambridge per affinare le mie conoscenze sulle architetture di rete. Nel 1973, quando atterrai a Boston, la rete ARPANET funzionava da poco più di 3 anni. In parallelo a questo processo di crescita dell'ARPANET, si sviluppano altre reti. Ciascuna di queste reti fu progettata da gruppi distinti, per cui ognuno di questi gruppi seguì delle specifiche di progetto completamente diverse da quelle di altri gruppi, con il risultato che queste reti non erano in grado di parlarsi tra di loro. Sorse quindi il problema di superare ovviamente questo ostacolo. In quel periodo furono formulate tantissime proposte, ma su tutte vinse la proposta di Bob Kahn e Vint Cerf, proposta che attualmente è noto sotto il termine TCP/IP. Internet è una rete di reti che consente a reti eterogenee, quindi ARPANET, ALOANET, SATNET e così via, di poter dialogare tra di loro. Il TCP/IP serve appunto per poter fare le traduzioni necessarie atte a consentire questo scambio di informazioni. Quando atterrai l'aeroporto Logan di Boston, vidi un mondo completamente diverso rispetto a quello dell'Università di Pisa e così via, insomma, no? Quello che vedevamo qua in Italia. Era effettivamente un ambiente, quello lì di Cambridge e così via, rivisto poi a posteriori, eccezionale. Mi ricordo i giovani che lavoravano appunto al centro scientifico IBM, che per buona parte della loro giornata stavano con la radio accesa per sentire le ultime notizie che venivano appunto dal Vietnam. E mi ricordo che da Harvard Square, in un locale di cui però non ricordo il nome, potevamo ascoltare questi giganti appunto della musica del periodo, John Baez, Barbara Streisand, eccetera. Ho una pila di dischi in vinile che ho comperato
durante quel periodo in cui era forte l'esigenza di comunicare, di partecipare, di abbattere certe gerarchie e così via, erano punti fondamentali. Una rete, per definizione, mette in condivisione le risorse, no? Consente, diciamo, a ciascuno di poter comunicare agevolmente con l'altro. E Internet poi alla fine ha implementato questi principi, su questo diciamo non c'è dubbio, no? Alla fine degli anni 70 stavo lavorando con il professor Peter Kirstein della University College of London. Vado a trovarlo nel 1979, mi mostra appunto l'impianto internet della University College of London e mi fa una domanda molto semplice: Luciano, perché non vi collegate anche voi altri ad internet così possiamo collaborare in modo più proficuo? Quindi tornato in Italia ne parlo con il professor Capriz, che allora era direttore dell'istituto CNUCE, in un secondo tempo con il professor Biorci, che era quello che gestiva diciamo il budget, entrambi mi dettero il loro assenso e contestualmente scrivo una lettera a Bob Kahn per chiedergli che noi vorremmo partecipare a questa sperimentazione. Lui mi rispose immediatamente: sì, siamo d'accordo, ci piacerebbe che il CNUCE partecipasse a questo esperimento. Questa è la lettera che io invio al dottor Kahn il 12 febbraio del 1980. Perché il dottor Kahn? Perché il dottor Kahn in quel periodo lì era la persona dentro ad ARPA che gestiva la sperimentazione dell'internet in Europa. Bob Kahn è nato a New York 6 anni prima del sottoscritto, ha preso il PhD al Massachusetts Institute of Technology e subito dopo in Ball, Baranek e Newman per guidare il progetto ARPANET. Nel 1972 o giù di lì, insomma, incomincia a lavorare insieme a Windsurf al protocollo TCP/IP. Bob Kahn lo incontrai per la prima volta nel 1980, lui venne a Pisa, insieme stabilimmo la configurazione del nodo italiano, ovvero dell'hardware che naturalmente avremmo dovuto installare sia al CNUCE di Pisa sia naturalmente al Fucino, no? Questo è il disegno che tirammo giù io e Bob Kahn quando venne appunto a Pisa per la prima volta. Bob Kahn fu invitato, su indicazione mia, dalla Commissione Generale per l'Informatica a Roma ed infatti lui venne, li affrontò molto tranquillamente diciamo la discussione e alla fine rimasero tutti piacevolmente colpiti insomma dalla cultura appunto informatica e di networking del personaggio. Siamo nel 1985 e dopo tanti sforzi, dopo aver speso tantissime energie, finalmente tutte le caselline erano nella posizione giusta. A un certo punto arriva un messaggio dal Dipartimento della Difesa che più o meno recita in questo modo: i gateway delle installazioni europee di SatNet
debbono essere sostituite con apparecchiature di nuova generazione. Il mitico Butterfly Gateway della Ball Barenak & Newman, un computer costituito credo da 256 processori collegati a farfalla, da cui il nome Butterfly. A questo punto vengo colto dallo sgomento più profondo, insomma, nel senso che vidi come se tutto il mondo mi crollasse intorno. Avevo lavorato per 5-6 anni e dovevo ripartire da zero fondamentalmente. Presi l'aereo, andai a Washington DC e quando fu il mio turno spiegai la situazione ai vari partner e dissi: mi dispiace anche a nome del mio paese, ma effettivamente io mi ritiro dalla iniziativa, e spiegai appunto le motivazioni. A quel punto accadde qualcosa di miracoloso. Bob Kahn prese la parola e disse: Luciano, noi vogliamo che il CNUCE, che tu partecipi alla sperimentazione di internet in Italia, per cui il Dipartimento della Difesa vi finanzia il Butterfly Gateway. Ovviamente io fui colto da una grossissima emozione. Dovete rendervi conto che fu per il fatto che io andai a Washington DC e esposi il problema italiano che il 30 aprile del 1986 fu possibile collegare l'Italia ad internet. Spesso le cose che hanno una ricaduta vera nella storia del mondo sono le cose in cui all'inizio non crede nessuno, e così è stato all'epoca. Noi abbiamo remato contro tutto il resto. La vera impresa è stata culturale, non tecnologica. L'idea di far parte di una rete globale è stata la vera rivoluzione. Quello che c'era nel primo pacchetto di dati che da Pisa attraversò l'oceano non mi interessava. Noi volevamo che l'Italia facesse parte di internet. Questo contava veramente. E ce l'abbiamo fatta. Congratulations, and I ask you to receive your Nobel Prize in Physiology or Medicine from the hands of His Majesty the King. Dr. Stanley Cohen and Dr. Rita Levi-Montalcini.
E con estremo piacere il professor Luciano Lenzini è qui con noi. Grazie, grazie mille. E niente, se ci sono delle domande, ovviamente io sono qui e ben volentieri rispondo. Faccio io qualcuna? Vai. Allora, da ex CNR chiedo, perché CNUCE? Perché poi magari molti non conoscono che cos'era. La domanda è estremamente pertinente, grazie. Dunque, in realtà il mondo scientifico italiano conosceva alla perfezione l'evoluzione di ARPANET, la storia di ARPANET, la progenitrice della rete internet. Devo però dire che l'allora rettore dell'Università degli Studi di Pisa, il professor Alessandro Faedo, e il direttore del CNUCE, che in quel periodo lì era il centro di calcolo dell'Università di Pisa e poi sarebbe diventato un istituto del CNR, videro in ARPANET uno strumento estremamente interessante anche dal punto di vista della ricerca di frontiera che questo comportava, per poter razionalizzare l'erogazione del calcolo scientifico in Italia. Tenete presente che in quel periodo il calcolo scientifico veniva svolto da un certo numero di centri di calcolo dislocati sul territorio nazionale, ma centri di calcolo voleva dire mainframes. E fu per quel motivo che nel 1970 fui assunto all'Istituto CNUCE con l'obiettivo di mettere su un gruppo e quindi di progettare e realizzare la prima rete italiana a commutazione di pacchetto, cosa che avvenne nel 1974, l'architettura era pronta, nel 76 il primo prototipo funzionava e nel 78 questa rete fu utilizzata dal CNR per collegare una quindicina di centri di calcolo situati sul territorio nazionale. Poi abbiamo partecipato anche ad altri progetti tipo Stella, Satellite Transmission Experiment Linking Laboratories verso la fine degli anni 70, ovvero la prima rete europea via satellite, l'abbiamo progettata e realizzata noi con il Rutherford Lab in Inghilterra e con la University College of London. E l'obiettivo di questo Stella era quello di mettere in comunicazione laboratori di fisica delle alte energie dislocati in tutta Europa con il CERN di Ginevra. Quindi verso la fine degli anni 70 la visibilità del CNUCE a livello internazionale era enorme, per cui quando io chiesi al dottor Kahn di entrare a far parte della sperimentazione dell'internet, già ci si conosceva, mi disse sì, non ci par vero, e da qui è nata la storia. Solo che io incontrai il dottor Kahn nel 1980 a Pisa, come avete visto dal docufilm, abbiamo tirato giù lo schema del collegamento dell'Italia ad internet. Poche settimane dopo, sotto la stazione del Fucino, già funzionavano le loro apparecchiature, quindi in pratica noi eravamo in internet dal 1980, solo che il primo pacchetto internet è partito da Pisa nel 1986. E quindi il problema è perché nel 1986? Perché, come avete visto appunto dallo schema, dovevo mettere d'accordo la SIP, per i più giovani è la Telecom attuale, Telespazio di Italcable. E in quel periodo lì vi posso assicurare che delle reti per dati a queste grosse organizzazioni non gliene poteva importare di meno. Quindi quando io dico che il problema fu culturale, non tecnologico, mi riferivo appunto a questo fatto. Quindi il CNUCE per questo motivo.
sono altre domande? Qualche curiosità? Un po' mi chiedevo, perché per noi ora è una cosa quasi scontata, diciamo, che è incredibile internet, però non so, la visione che avete avuto in quel momento lì, cioè il discorso di, per dire ora, passaggio di dati, ok, però cioè, all'epoca c'era veramente nulla, cioè eravate quasi dei visionari, cioè per come eravate considerati, a quello che capisco anche dalla SIP e dagli altri. Quindi la vostra visione, cioè che cos'era, che cos'è che vi ha spinto in questa cosa, che vi muoveva verso questa cosa? Ma fondamentalmente la situazione è questa, tutti capivamo che avendo dei computers, questi andavano collegati tra di loro nel modo più efficiente possibile, no? Quindi in Italia abbiamo avuto RPCnet, è chiaro che ARPANET prima, Internet dopo, furono due grossissimi progetti di ricerca e con il passare del tempo le cose risultavano sempre più connesse. Problemi da risolvere a livello di ricerca ce n'erano tantissimi, insomma, poi piano piano sono stati risolti tutti. Ma è chiaro che nessuno in quel momento lì, neppure i padri di internet che sono Bob Kahn e Vince Cerf, ormai riconosciuti universalmente, insomma, per l'invenzione del TCP/IP, potevano prevedere una cosa così grossa, insomma, no? In effetti incominciammo a percepire questo fatto nella metà degli anni 90. Tenga conto che nel 92 fu inventato il web e da quel momento il web. Poi l'altro evento scatenante fu il fatto che le telecomunicazioni passarono da un regime di monopolio a un regime privato. Questo fu l'altra spinta, diciamo così, enorme, no? Quindi questi due fatti insieme fecero decollare in modo incredibile l'intero sistema. Ma effettivamente negli anni 70, quando noi incominciamo a lavorare su questi nuovi sistemi, nessuno davvero avrebbe potuto prevedere che poi queste reti qui, internet in particolare, che poi ha vinto su tutte, diciamo così, no? Avrebbero davvero cambiato la storia del mondo. Qualche altra curiosità? Domanda? Se no ne ho un'altra io. Che risonanza ebbe la notizia a quell'epoca? Zero. Questo login, cosa? Cioè, no, la cosa è andata nel modo seguente. Quando li trasmettemmo il primo pacchetto internet da Pisa, italiano ovviamente, quindi questo risale al 30 aprile del 1986, io aspettai alcuni giorni per diciamo essere sicuro che tutto funzionava correttamente, quindi facemmo una grossa sperimentazione. Quando ebbi la sicurezza matematica che tutto funzionava alla perfezione, inviai tramite l'ufficio stampa del CNR un comunicato stampa. Nessun organo di informazione riportò chiaramente l'evento, insomma, no? Bisogna, ecco, tenere presente che in quel periodo lì ci fu Chernobyl e quindi la stampa ovviamente fu catturata da questo evento. E un'altra cosa un po' simpatica che effettivamente accadde fu questa, che scrissi anche una lettera al presidente del CNR dicendogli il 30 aprile dell'86, insomma, l'istituto CNUSCE ha trasmesso il primo pacchetto internet, ma chiaramente non ebbi nessuna risposta. Ma questo è anche abbastanza evidente perché
cioè lo capisco, perché il CNR è un grande ente di ricerca, no? Quindi i progetti importanti ne ha tantissimi. Quindi magari il presidente avrà visto la lettera, avrà detto: ah, bravi questi pisani, e sarà passato poi a analizzare la lettera successiva. Devo dire che c'è stato silenzio radio fino al 2008, mi sembra, perché in quel periodo lì, dunque nel 2005-2006, Bob Kahn e Vint Cerf vengono insigniti del Turing Award, che è l'analogo del Nobel per l'informatica, no? In quanto inventori del TCP/IP. E l'anno successivo io chiesi al rettore dell'Università di Pisa di conferire loro la laurea honoris causa in forza dell'aiuto che ci dettero per collegare l'Italia ad Internet, Butterfly, Gateway, eccetera. Quindi in quel periodo lì ci fu un pochino di risonanza. L'exploit c'è stato effettivamente quest'anno con l'Internet Day, e questo perché un giornalista, Riccardo Luna, e una regista, Alice Tomassini, non appena hanno acquisito appunto la storia, hanno creduto in questa storia, hanno proposto alla RAI il docufilm che dura 50 minuti, non un'ora e 50, e devo dire che anche a livello di stampa c'è stato l'inverosimile, insomma, no? Ma anche a livello di scuole medie, superiori e inferiori è passato davvero il messaggio. Cioè questo docufilm è stato proiettato anche nelle scuole e abbiamo visto, insomma, su internet cose interessanti che si sono sviluppate addirittura intorno a queste storie. Comunque, diciamo, ci sono voluti 30 anni prima che succedesse qualcosa. Bene, ringraziamo il professor Lenzini. E continuiamo con i nostri lavori. La sessione pomeridiana prevede ora un intervento dell'ingegner Paul Millman. Let me to introduce. Paul Millman is a vice president of the product solution at Intuitive. And he is involved in the development of the Da Vinci surgical robot. Okay. You're welcome. Good afternoon. Pleasure to be here. And let me just introduce myself a little bit. I work in Sunnyvale, California, which is in just south of San Francisco. And surgical robotics may be new to many of you, but I've been working in this area for 20 years, actually. I worked for 7 years for a company called Computer Motion, which started at the same time as Intuitive Surgical back in 1996 in September, so it was just my 20th anniversary. And in 2013, the Intuitive and Computer Motion merged. And since then, I've worked on a couple generations of the Da Vinci surgical system. And I've worked in capacities of mechanical engineering, that's my background, in robotics. And then more recently, been involved in starting a human factors engineering and interaction design disciplines within Intuitive, as which I think has been very interesting, and I'll touch on that a little bit in my talk about how we can make technology usable in the real world and put humans, users, and patients in this case, you know, at the center of things. Let me ask, how many surgeons are in the room? Can you mind raising your hand if you're a surgeon? Okay, just a couple surgeons. So I'll give you a little bit of background about surgical robotics as I go and what the Da Vinci system is. This is
a quick video that shows the Da Vinci system. You can see the surgeon sitting at a console. They're manipulating hand controls, and the motions of the hands are mimicked by the instruments inside the body, and those instruments are driven by these robotic arms you see here. And you can see that an endoscope and instruments are inserted through small holes in the patient, similar to laparoscopy, which is another minimally invasive surgical technique. And so here you see the surgeon at the console, and then the patient on the operating table with the what we call the patient cart, is the center system which holds the instruments and the endoscope and does the manipulation. But all of the motions that it does are just mimicking the surgeon's motions. You saw the video of that was the Da Vinci SI system. That was our third generation system. And our first system was launched in 1999, the S system in 2006, and in 2009, the SI system. Couple of things you saw that were key about why is this a benefit to, why is the system a benefit to surgeons? There are a few key things. You saw the surgeon actually sitting at the console looking into a viewer, and that was presenting a 3D stereoscopic view of the anatomy inside the body. So the endoscope that goes in the body actually has two eyes separated by a small distance, and then those create a stereoscopic image which can be displayed to the surgeon. You also saw wristed instruments. So inside the body, the instruments themselves actually have small wrists to mimic the motion of human hands inside the body. In traditional laparoscopy, the instruments are rigid sticks, and so the surgeon actually loses dexterity when they're doing traditional laparoscopy. So the system gives them some of that dexterity back. And then finally, you saw that the surgeon was looking at their hands, and the surgeon's motions, what they see on the screen, the motions of the instruments are actually aligned with the motions of their hand, and so it's as if they're looking at their hands doing open surgery when in fact they're doing minimally invasive surgery. So those are the fundamental benefits: wristed instruments, stereoscopic vision, and intuitive control of those instruments inside the body of all Da Vinci systems. This is the Da Vinci XI system, which I'm going to tell you about. It was started development in 2010. I was part of this team, and we launched in 2014. And so what are the differences between this system that you see and the one that you saw in the video? The big differences are around the ability to, the flexibility of this machine and the ability to do a broader range of procedures. And specifically, we were interested in extending the capabilities of the system to the demands of general surgery. And I'll tell you a little bit more about that. So, but where did this really start? The design of the XI system started with our mission, which is to make surgery more effective, less invasive, and easier on surgeons, patients, and their families. So how do we do that? We do that by providing tools to the surgeons that enable them to do better surgery through less invasive techniques. And here you see a chart that represents some of the value that I think Da Vinci helped bring about in a specific procedure, specifically hysterectomies to remove cancer. And you can see that up to about 2005, when the Da Vinci system was released into the market, a vast majority of patients who got a cancer hysterectomy procedure underwent an open technique. So this is traditional surgery, large incisions with as opposed to a minimally invasive technique. You can see laparoscopy on the left-hand side, the low line. And why hadn't laparoscopy been adopted more broadly? Well, it's very challenging to do because of the limitations working through small incisions with very simple instruments. And so you can see that as the Da Vinci technology became adopted, three quarters
now a majority of patients get a minimally invasive approach, and a small minority are getting the traditional open approach. And the minimally invasive approaches, including da Vinci, have the advantages of smaller incisions, less pain, lower blood loss, faster recoveries. So this is a real benefit to the patients, and a real benefit to society as well, as these people get back on their feet much more quickly. So that was one specific procedure, which is a procedure working in the pelvis. And you can see a few other procedures listed here, where today you can see that for prostatectomy and for hysterectomies, both for benign and cancer conditions, are well adopted. You can see the minimally invasive approach is the majority in the United States, and that's due in part to the da Vinci system. But you can see in general surgery, so colon surgery, hernias, working on the liver and pancreas, for examples, you can see that we still have a majority of patients being treated using an open approach. And it's no coincidence that the procedures at the top are procedures done in the pelvis, which is a narrow space, and the da Vinci system historically has been very helpful to surgeons working in this narrow space, gives them lots of dexterity, and they don't need to traverse all over the abdomen and reach a lot of different places, whereas down below in general surgery, these involve larger workspaces, working in a larger area within the body. So So what we wanted to do, the mission of our project when we developed the XI system, was to bring the benefits of robotic surgery to the general surgeon. And there are specific challenges in general surgery that are a little bit different from the surgery done in the pelvis. And I've listed some of them here, and you can see the challenges in action. So this is laparoscopy, working in the abdomen. And you can see large sweeping motions of the instruments. You can see many instruments being used at once. You can see the endoscope being repositioned quite significantly to look around in the different areas of the body. And this is obviously a very complex set of maneuvers for mechanical robotic arms to mimic. And so, just to put more of a fine point on it, the da Vinci system historically was very good at working in the small space, in a small volume, you know, the size of a grapefruit, say, inside the pelvis, but the challenge was to extend that range of motion to be able to allow work in general surgery. So what happens when, with the older versions of the da Vinci system, when they were applied in this case, a colorectal procedure where they needed to work both in the pelvis and in other parts of the abdomen, what they would need to do is position the robot and dock it to the patient for one section of the procedure, and then for the other part of the procedure, they would have to undock the robot from the patient, reposition the robot, the whole patient cart to a different place, redock the robot arms, and you saw a portion of what was involved in transitioning from the one setup to the other. In fact, the whole thing in this case took 16 minutes. That's obviously not a great practical solution for a broad cross-section of general surgeons who want to do colorectal surgery. So this video was actually one that we showed to the development team early on to really, and the previous one, to really illustrate to them very clearly the problem that they were up against and the problem that they needed to solve in developing this new system. So this is the architecture picture of the patient cart of the XI system, and I'll walk you through the different parts of the architecture. And the goal was really to extend its range of motion, and one of the most important parts of this was to make the arms themselves that move the instruments and the endoscope as small as possible. And you can see on the right, the XI arm is much narrower than its predecessor.
And this is really important. It's probably the biggest factor. And as you can imagine, it makes sense that if these arms have to work closely next to each other, the smaller they are, the more freedom of motion they're going to have when working next to each other. Next, how the arms are mounted and supported over the patient is also really important. And so we wanted to provide the most flexibility in how the arms could be positioned. And one of the design elements that was introduced was this, what we call the flex joint. And you can see them, the back end of the robot arm swinging to the left or to the right. And counterintuitively, the arms like to be positioned kind of next to each other so that they're all kind of working in parallel next to each other. And that way, as the surgeon kind of sweeps through across their surgical field with those instruments, they minimize collisions between each other. So you can see in this picture, the middle, these are the ports, and this is showing the patient with the colon here, with the rectum down here. And for a rectal procedure, we're removing cancer in this part of the body, they need to free up this part of the colon. And to do that, they need to work up here, what's called the splenic flexure, as well as down here in the pelvis. And so with the ports set up here and the instruments and the endoscope going through these ports, the middle of the workspace is here, and the flex joints allow us to extend the basic range of motion of the arms both to the left and the right to give even greater range of motion than they would otherwise have. So that's the flex joint. And another element of the design is what we call the patient clearance joints. And this is simply an adjustment that lets you move the back end of the robot arm up and down, and you might need to move it up to clear the patient, as the name implies, if the patient's leg or their head is below the robot arm. But you really want to have it as low as possible in order to get the large range of motion. And so you can see that with the arm up all the way, this is the range of motion here. But if the arm is lowered, you get additional range of motion to work in the quadrant or the area in the abdomen opposite where the main workspace is. So this can be very important in something like a hysterectomy with cancer, where they want to work in the pelvis for one part, but then also be able to reach up toward the diaphragm and dissect lymph nodes and look for cancer in other areas of the abdomen. And then in addition, these all four arms are mounted on a rotatable boom. And so this obviously provides a lot of freedom in how the arms can be positioned over the patient without having to worry about where the base of the patient cart was, like surgeons had to worry about with the previous system. And as well, if you want to do surgery in the entire abdomen, it's possible to undock the arms, completely rotate the boom 180 degrees, redock the arms, and then with that, the surgeon has access to the entire abdominal cavity. And in the very first XI procedure that was ever done, it was called a total colectomy, which was removing the entire colon. And you can see that the colon in the previous picture goes around the entire perimeter of the abdomen. And so there were a set of ports across the patient, and in the first part of the procedure, the arms were docked in a way that the surgeon was working in the pelvis, and then for the second half of the procedure, a very quick undocking, rotate the boom, reattached, and worked in the upper part of the abdomen. So those are the basic parameters or design elements of the XI system that make it different from its predecessor. I hope that makes sense to you. And I've really highlighted general surgery in this discussion, but it's clear that greater range of motion and flexibility and reach inside the body is going to be a benefit for a variety of surgical specialties, including thoracic surgery and other specialties. So I want to talk and shift to a little bit about designing for usability. So it's not enough to provide capabilities, and in a technology-driven company, the innovation
I've learned can't be just around the technology itself and providing new features. There has to be innovation around how to make that technology usable by real people out in the world and provide a real complete solution. And that's where design comes in. So design isn't just about engineering, it's about bringing knowledge about humans and how they actually work to bear on the problem. So let me just tell you a little bit about a model we use to think about usability of technology. And we didn't invent this model, it's quite simple. You see the system represented on the right-hand side, and it could be anything. In our case, it's a robotic surgical system, and then a user on the other side. And there's an interaction between that user and a system. And there's a little loop that you can describe of the user needs to perceive what the system is doing and what's happening. They need to understand and know what those signals mean and have a model that tells them what it is that they want to do and should be doing next. And then they need to actually be able to do something to provide inputs back to the system to get the effect that they're interested in. And if any one of these elements in the chain breaks down, then the technology isn't working the way it should. So users need to understand what's happening with the system. They need to know what to do next. And then that being able to do that needs to be easy. If that's too challenging, then that'll be another breakdown. So we've tried in the design of the system to solve that problem. And a lot of I think out of the gate with the Da Vinci systems, I'll say that for the surgeon sitting at the console, that's the real value, is that they have a seamless interaction, with the system. But there are challenges that were brought on by the architecture and the capabilities of the Xi system that needed to be overcome. And these are around the setup of the system primarily. So why is that? Well, we fundamentally, in adding capability, we've also added complexity to the system. There were a lot of different joints and adjustments that are possible with the system, which makes it very flexible and powerful, but can be confusing to a user. There's a lot of steps to remember in exactly how you bring the system up and dock it to the user, dock it to the patient. And then these steps need to be performed in a certain order for it to work effectively. So we took steps to, we thought deeply about how can we simplify this system and try to make the technology as transparent and easy to use as possible. And one of the best ways to do that in our first choice is always to completely offload a task or from users by automating it or semi-automating it in a couple cases that I'll show you. So at the end, I'll show you a little bit of a workflow of how this goes. But there are parts of the setup sequence that a user just needs to put in one or two inputs and then press a button, and the robot itself drives itself into a configuration that makes sense, both for draping the robot arms to create the sterile barrier and then to deploy it in preparation for docking it to the patient. So we've tried to simplify that down to one button press. There's another step that we call targeting, that when they do dock the first arm to the patient, they're able to point the endoscope at the center of the workspace where they want to work. And then when they do that, the boom that supports the forearms will position itself over the patient appropriately and orient itself so that it maximizes the range of motion for the system. So those are examples of automating some of the complex tasks. But there are certain tasks that we couldn't unburden the user to do. So we came up with something that we called guided setup. It's a little bit like Google's Maps turn-by-turn directions on your phone. So this is real-time guidance based on the state of the system. And so at every state, the robot sort of knows what state it's in, and it knows based on what is happening what the next logical step is, and it can prompt users both visually and with voice prompts to help guide them along this path to proper and efficient setup and repeatable setup.
So those are a couple of the solutions that we brought to simplify the setup. I want to tell you a little bit more about, there's another part of the setup where they actually need to roll this large patient cart to the patient before they connect the arms. And there are a number of challenges with the previous designs that we tried to overcome. And this may seem a little mundane, but again, this is about making high technology actually work in a real environment. And so this problem was not seen as too small or too trivial for us to solve. Some of the challenges with OR staff now as they maneuver the cart into place is that they had trouble seeing where they were driving, and they had to rely on the surgeon to guide them in. And the surgeon would say, move left, move right. But they were facing a different direction, so sometimes their right isn't the same as the person who's driving's right. And so right and left can be very confusing. Very simple, basic things that could cause challenges, especially for new users. These are not problems that can't be overcome. They certainly have been, but not ideal. There's a challenge of knowing when am I done? When am I good? When have I docked this? I don't have any closed loop indication that I'm in the right place. And then finally, the actual controls that were provided on this helm here are a little bit confusing, to be honest, with this previous design. It was a little bit like an outboard motor in a boat and steering the boat into the port. So those were problems that we set out to make better. And I like telling this story because I was close to this design feature, and it was really fun to bring some innovative technology into this design in an area that somebody might not expect. And it came from technology came from an area that you might not expect. So what is this device? This is called a KinneAssist. This is something I knew about from the university that I attended, Northwestern University. This device is actually used for to rehabilitate stroke patients. So this is a robotic system. It's a motorized cart system that people who are learning how to walk again get strapped into. And so you have a robotic system interacting intimately with a human being, and it's designed to support them, but not too much, because they need to learn how to stand on their own two feet. And they had some interesting technology about how the robot knows the intention of the person who's being rehabilitated and be able to follow their motion in a very seamless way. So this seemed like interesting technology. And so this video is just kind of fun. This is our engineers with the engineers from the consulting firm HDT, which was a spin-off at Northwestern, taking one of their KinneAssist devices and repurposing it in a prototype environment to explore ideas for how we could apply this to driving up a Da Vinci patient cart. And I just... But again, if you combine, I didn't get it to work in time, what I wanted. There were about 10 ideas explored in about less than 48 hours that they mocked up. And the last one that you'll see here is really the implementation that went into the XI system. There's a laser pointer pointing down. You don't see it quite get, but it points down and indicates where the end of the boom is. And the way the technology works is there are four sensors in the handle that was being controlled. And so this very heavy object is moving in a very lightweight object in a very natural way. So this is, you saw some of these design elements. This is the final design. There's a laser crosshairs that shines down and projects an X that marks the center of the boom. So they know when they position the boom correctly over the ports on the patient. And in addition, you saw the four sensor mounted in the handle. And this is where the
user, usually a circulating nurse, would grab onto this and move it. And it moves like a Hoover vacuum cleaner. There are fixed wheels in the front and casters in the back. And this 1,800-pound device feels literally like your like a vacuum cleaner. It's literally feels that light when you use it. So there's no controls anymore. It's just a handle that anybody, even if you're completely naive, you walk up and you know what a handle is for. You grab it and you start moving it, and it moves in a way that's natural. So I use this as an example because I'm very passionate about how to make this technology transparent to users, and I was very proud of this work, taking this, again, mundane task and making it, you know, hopefully invisible to our users, or nearly so. So this is a quick video that shows the deploying one button press. You can see a set of maneuvers of the arms to deploy them in preparation for rolling up to the patient. A little hard to see in this video, but the crosshairs indicated when he'd reached the destination. This is the targeting feature that moved the boom into position when he held the button. Obviously, this video is sped up just to save a little bit of time in the presentation, but this is the end result of both the mechanical design, which extended this range of motion, and then the user interface design, which tried to present it to users in a way that was easy for them to learn and understand. So let me talk a little bit about where we landed. And this technology only provides value if clinicians find value in it. And so I was very happy, as I did a literature search just before coming, on the XI system in clinical use and comparison to previous systems. Dr. Morelli at the University of Pisa and his team have done some really nice work exploring how the Da Vinci system is, the XI system compares to the SI system, and in colorectal surgery specifically. And so they did a nice study where they had 10 patients for rectal resection, had 20 patients. They did 10 using the SI system, the previous system, and 10 using the XI, and they compared, you know, how those procedures went. One of the big differences was in how fast they could do the procedure. So an hour, 60 minutes roughly less time to do the procedure using the XI system in this. Also, and at least as important, if not more important, is they were able to do the entire procedure for all 10 of the XI patients with the robot docked to the patient, all steps, whereas with the SI system, because of the challenges in workspace and whatnot, they had to use a laparoscopic technique for at least part of the surgery for 6 of the 10 patients. And they also couldn't complete this splenic flexure mobilization. That's, again, working sort of at the edge of the workspace. They couldn't do that in 2 of the patients in the SI group, whereas they could do all 10 patients in the XI group. So this illustrates that, for me, this was a great validation to see that they were able to accomplish exactly what we designed the XI system to do, doing that fully robotic rectal resection procedure, which is a challenging procedure, in a single docking with the system. There's a second paper by a surgeon in India, and in this case they didn't do a comparative study, but they did 36 patients, again doing colorectal procedures, mostly rectal resection, and again they were able to do all of the procedures with the robot. They had one conversion to open, but due to advanced disease, not any problems with the technology. And so they did it again with the single docking in a single setup. And they really highlight in a couple places kind of the user-friendly nature of the system. So this was gratifying for us to see. So one of the other things that I touched on early in the talk and the challenge in general surgery is the need to manage the large
floppy organs inside the abdomen. And the way laparoscopic surgeons do this today is that they change the angle of the OR table that the patient's on in order to use gravity to retract the tissue. And that's historically been something that we didn't allow them to do with the robotic system, which was a limitation. And so we wanted to give that back to them. And from the very beginning with the XI system, we developed, we knew we wanted to provide this feature that you see illustrated here of being able to reposition the patient dynamically while the robot arms are docked to the patient in order to use gravity to retract the tissue. And we partnered with a German company, Trumpf Medical, in order to make this happen. And this, it's sort of simple looking here, but this was, again, a nexus of engineering technology with human-centered design and user interface design. We tested this in many iterations to refine it, and we did final testing in a couple rounds with teams of OR staff, surgeon, sterile person, and an anesthesiologist together, 30 teams in order to really refine this to give them the kind of functionality that they were looking for. So this is a video that you see. This is actually a colorectal procedure looking into this lower left quadrant. And as the feet are coming up, you can see in the left-hand side the patient's being repositioned, and the feet are coming up. And one of the, when you work in the pelvis, you really need to get the small bowel out of the way. And so you need to raise the feet, and you can see they achieved the exposure they needed of a portion of the colon here. So that hopefully illustrated the value for those of you who aren't as familiar with this. So again, referring to Dr. Morelli's work and his team in Pisa, they did a study with 40 patients, and they looked at the sort of the safety and efficacy and the value of table motion specifically in their in 40 patients across several specialties, and they reported on the results for the 10 that were specific to their colorectal procedures. And you can see that they were able to really get the exposure and optimize their retraction and access to the tissue exactly how they wanted to in all phases of the surgery. So again, worked exactly as we had hoped and expected. So it was very gratifying for us to see that. So now I'll switch to talking a little bit about the future of surgery and robotic surgery and where Intuitive is investing some of its efforts. I've been, as I mentioned, doing this for 20 years, and I see the distance we have to go is at least as far as the distance we've come. So we're really just at the beginning, and there are a lot of exciting opportunities on the horizon. You know, surgery is fundamentally about perception, mainly visual perception, and touch perception in some cases, and it's about manipulation. But it also requires sort of getting access to the tissue that needs to be worked on. And you can see up at the top is a video of sort of single incision surgery as we can do it today with our current system. And at the bottom, you can see a system that we've been working on for a while called the Da Vinci SP. And this is introducing multiple instruments and an endoscope through a single incision. And so you can imagine entering through the umbilicus and being able to have access to the entire abdomen. But you can also imagine going into different orifices, so into the mouth and through the rectum. And so this is something that we've been working on a while and hope to see in clinical use before long. Another, as I mentioned, visual perception is extremely important to the surgeon, and it's a little bit hard to see on this video, but there's this shows our current
technology, we call it Firefly or fluorescence imaging, and there's a dye that can be injected into the bloodstream called indocyanine green. It's been around for a long time, and if you shine a near-infrared light on that, on the tissue that's been infused with indocyanine green, you see a glowing green color. And so this can be used, in this case it was used to tag a lymph node. It was absorbed by the lymph node, and this could be used to find the relevant lymph nodes closest to a tumor site to excise them, and can be used for a number of other things. In general, this is only one example of how dyes and how imaging can be used to identify specific structures of interest, either that a surgeon wants to remove, like cancer. So if we can attach molecules to cancer to identify them and make them visible to surgeons in real time during surgery, hopefully we can help them, you know, produce better cancer outcomes. Or they can avoid, if we can tag things like structures like the ureter or nerves, it'll help them avoid complications like damaging the ureter and damaging nerves, which can lead to postoperative side effects. So this is definitely an area of keen interest for us. Another area of interest for Intuitive is analytics and providing feedback to surgeons. So I am a controls engineer, and one of the fundamental things about making a robot arm move to where you want it to move is providing feedback about using feedback control. And so I see analytics in surgery is about providing feedback to surgeons that will let them improve their performance and their outcomes. And the Da Vinci system is unique in the operating room because it has the capability to essentially record every event and movement that the surgeon makes during the surgery. So you can motion data, event data, and video data, and those things together could be evaluated and analyzed to help surgeons understand, you know, how they compare to best in class, what their technique looks like, and drive efficiency and better outcomes as well. So the robotic technology, we've been focused on the mechanics of it for a while, but I think the shift will begin to add informatics to that mix, and there are a lot of interesting opportunities there. So with that, I will wrap up, and thank you very much. Happy to answer any questions. Thank you very much, Paul. Ci sono domande dalla platea? Sì. And thank you so much for this nice presentation. I'm general surgeon, and I started my experience in robotic surgery in 2001, so in a pioneeristic era with Piero Giulianotti, who in this moment is working in Chicago. The real difference between the previous machine and XI is really incredible. I think the XI improved the quality of life of surgeon and of surgical team in OR is incredible. We can use very easy the new system in comparison with the past machine. Just a question about two technical ideas for the future. The first one is the tactile feedback. We talked about the lack of tactile feedback in the robotic system. Honestly, I don't know if the tactile feedback is really useful for surgeon, but probably tactile feedback can improve the ability of surgeons to manipulate, to do a dissection, a fine dissection, or to suturing. Probably in the future, maybe an improving of the robotic system. And the second technical idea is the fusion of imaging. In this moment, we use the Tile Pro technology. We have inside our console the endoscopic vision, ultrasonographic vision, endoscopy,
fluorescence, we can improve more and more the use of imaging technology. But probably the future is the overlapping of imaging purchased by CT scan and MRI before surgery to achieve a navigation or augmented reality. So I think there are very interesting experience in some institution like IRCAD in France, in Strasbourg, about the use of virtual augmented reality. What do you think about the application of this imaging technology in the Da Vinci system? And the last question, the primary reason of limited diffusion of a robotic surgery around the world is really the cost? Probably yes, but, or is a cultural reason? Because I think the cost is an important limiting factor, but probably the more important reason at the diffusion around the world is the a cultural reason. It's very difficult to accept for surgeons to operate without the hand on the patient. What do you think? Let me make sure I understand the last question. You mentioned cost, and then you said, what was, I'm not sure I caught the... Yeah. Okay, I think I can comment on all of those. So haptics, or the sense of touch in robotic surgery, will be part of the future of robotic surgery, for sure. I think that's something that will be, we know it's of interest, and certainly believe that today, without, you know, the Da Vinci system doesn't have provide that tactile sense, and surgeons are able to do very safe and effective surgery without it, but certainly think there are interesting enhancements that could come with adding that sensory modality to the mix. And it's certainly an area that Intuitive has been working on for some time, and the challenges are really how to make it practical in the real world. It's one thing to sort of demonstrate it in the lab, and another thing to make it into a product that is practical and economical for customers. But it's certainly a big area of interest. When I was in graduate school over 20 years ago, that was my area, is haptic displays and haptic feedback, and I would love to see that on our systems as well. Similarly, with the pre-op imaging that you mentioned, and the fusion and integration of things like preoperative CT scans into the operating room environment, that is something that I think is part of the future, and something that we are investing in as well, those kinds of ideas to provide, you know, to augment the real-time visualization with the pre-op imaging. And I think it'll be a really interesting, fruitful area. I don't know exactly what value it will have, but I believe it will have value, and I think it'll be an interesting, you know, working with clinicians. It will be interesting for us to see, you know, where they find the most value and how we can steer the technology in a direction that is valuable for them. So I would agree with you on both of those. In terms of the cost, I think that you know, there's this isn't something that I speak about regularly, but I do believe that if people look at the longer term and, you know, the value that the robotic system brings in their practice to their patients, and look at the total economics, that usually the Da Vinci system comes out very well for programs that, you know, are up and running. And I know Dr. Serfolio is going to talk a little bit about that tomorrow, and the value in a real clinical environment. So I think this will be, it's an ongoing conversation, but I think there's, based on the adoption of the technology, I don't think it would be where it is without it providing real value, not just in terms of outcomes or clinical outcomes, but if it weren't economical for the people who are using it. But I do think that it requires, in some cases, looking at a broader picture than maybe some critics are initially looking at when they just think about, you know, the one individual procedure, as opposed to, you know, what happens over the long term
for those patients and a large body of patients over time. So, did I answer your question? Thank you. Any other questions? You have time? Yes, one more. Okay. At our hospital, we have three robots system, two SI and one XI. In the morning, we speak about the internet, data, connection, analysis, and so on. Good. Why we cannot access to the robot, to the data of the robot? We need always to ask, too intuitive, to extract. You know, I think the short answer to that question is we need to create a more, we need to solve the general problem of, you know, how we provide data from the robots to customers and make that valuable to them. And that's something that we have been doing, but we don't have a comprehensive solution yet. And I think that's, you know, something that's going to, an area of investment for us. Area, exactly. Okay. We aren't quite there yet, but it's certainly where we want to go. We only need to measure performance and so on. Yes. Ci sono altre domande? Nessun volontario? La ringraziamo Paul per l'intervento interessante. Thank you very much. Allora, passiamo rapidamente al prossimo intervento. Siamo nel mondo dell'automazione, della robotica, e continuiamo su questo filone. Il prossimo relatore è Ludovic Peyré, viene dall'azienda Accuray, che è un'azienda leader nella produzione del CyberKnife, è conosciuta per questo. Anche lui ha una preparazione ingegneristica, elettronica. Okay. Per chi non lo sapesse, stiamo parlando di un sistema robotico di radiochirurgia stereotassica. Che vuol dire? Ci serve a debellare forme tumorali irradiando dei raggi X a altissima potenza, ma focalizzati, ben controllati, da diverse angolazioni e minimizzando i danni. Sentiamo un po' quali sono le prossime evoluzioni del sistema. Thank you. Thank you very much. It's an honor to be here today, and what I would like to do is to actually tell you a story of innovation, and for you to understand where robotic radiosurgery is coming from. Anybody familiar with radiosurgery? Oh, I need to be closer, okay. Anybody is familiar with radiosurgery? Okay. Oh, yes, Professor Levy. So I will explain a little bit what is radiosurgery, but basically, and this is what I wanted to illustrate with this diagram, is that a lot of things needs to come together to actually bring innovation to a field like radiosurgery, including luck. And luck made me think about the alignment of stars that are necessary to actually bring this new technology. So I'm going to talk about robotic radiosurgery. And interestingly, just after the presentation for the Da Vinci system, which is aiming at minimally invasive surgery, some people try in some cases where it is applicable to actually not have any incision of the patient and to perform something that we may call surgery. So alignment of stars, we will need these stars to align for different things, and the first one is people, individuals. We need something to come together, different people, different specialties to come together to actually bring the technology. And the first one is coming from the physics world and is called Röntgen. Röntgen discovered X-rays.
Just 1 year after it was discovered in 1896, people thought about using X-rays to treat patients. Leopold Freund can be considered as the founder of radiotherapy. Then in medicine, some people had the idea that using very precise technique, we could treat the patient without opening the patient using radiation. And this concept of radiosurgery was introduced by Lars Lexell, a Swedish neurosurgeon, very famous Swedish neurosurgeon. In 1951, he already had this concept of radiosurgery. And then to bring radiosurgery to the next step, you needed some innovators. And here I present John Adler, who is actually the inventor of the CyberKnife, a radiosurgical tool. So if I talk about Leopold Freund in 1896, what did Leopold Freund discover? He discovered that the X-rays can harm cells. And if they can harm cells, they can harm malignant cells, or they can harm cells that we would like to destroy. The problem you have when you want to use X-rays is that the cells you want to destroy are in general in the middle of other cells you want to protect. So there are two questions that come to your mind. When you see an image like this, in red here, you've got cells that you want to destroy. And in blue, green, and purple, you've got cells that you want to protect. So the two questions you have is, how can I use X-ray to destroy the target cells? And how do I protect the organs at risk? That's always two questions you need to ask yourself when you use radiation to treat the patient. So I'll try to illustrate how we can do it in a very, very simple way. If you've got on the balance the organs at risk, or the normal cells, and you've got another, on the other side the target cells you want to destroy, there are different things you can use to protect and target the cells. First of all is radiobiology. If you treat cells that are from a cancer, they are more sensitive to radiation than cells that are normal cells. So if you irradiate the cells with the same amount of radiation, the effect will be stronger on the cancer cells than on the normal cells. This is the first step you can use to protect your normal cells. Then you need to limit the dose, of course, to the organs at risk, and you need to make sure you bring a minimum dose to the target cells. There is a minimum dose that will destroy the cells. If you don't reach it, the cells will survive. Then you failed. You obviously need to not miss any part of the target. If not, you may have a recurrence. Now, all of these are the principles that are used in radiotherapy. One thing that is fundamental for radiosurgery is actually to use the precision of the localization of your target. You need to be extremely precise in knowing where the target is, extremely precise in delivering the beams of radiation to treat this target. So localization is very important, and localization can be affected by technological improvement, and this is where innovation can actually bring some benefits over classical radiotherapy. Actually, there is here Dr. Kretz from Arizona, who said, for radiosurgery, we use the equipment and physics, not biology, to get the therapeutic advantage. So a difference in radiosurgery than in radiotherapy, where you will use the biology. Here you can see Lars Lexell. Lars Lexell was a famous Swedish neurosurgeon whose first invention was what you can see on this picture, which is a stereotactic frame that he invented to be able to localize very precisely and to direct instruments very precisely into the brain. This is a stereotactic frame. That was his first invention. But then, having invented that, he thought, maybe we can use, instead of instruments, maybe we can use beams of radiation. And this idea is actually what radiosurgery is. A single high dose of radiation that is stereotactically directed to an area of interest into the brain.
This is radio surgery as it was invented in 1951. Recently, it was extended to more than just one fraction, but up to five, but we still consider it radio surgery. We direct beams of radiation in a very precise location. Now, these famous neurosurgeons, of course, received a lot of students in Karolinska in Sweden, and one of these students was John Adler. John Adler was very impressed by the work of non-invasive surgery, if we call it surgery with X-rays, and he was impressed with the result and thought we should be able to use the same principles, radiobiological and radiophysical principles, into the body, not only into the brain. And this was his idea, and this is what he used to actually invent the CyberKnife system that I'm going to present. In that case, we call the technique the stereotactic body radiation therapy, which is SBRT. So, in practice, what we define is, as radiosurgery, is a strong, highly focused dose of radiation, one fraction or up to five fractions. So you treat in 1 to 5 treatments, which is very fast compared to radiotherapy. And you protect the organs at risk by the precision of the localization and strong dose gradients, which means the dose is going from a very high value to a very low value in a short amount of space. So this is radiosurgery. We needed the men to invent what was the concept of radiosurgery. Now, we need something else. We need another alignment of stars that included luck. And this other alignment of stars is technologies and ideas. Coming from the physics, in the second half of the 20th century, linear accelerators were invented and developed over the years to create high-energy X-rays that could be used for radiation therapy or radiosurgery. I don't know if you can see this little image, but this is one of the first patients that was treated with a linear accelerator who was a very small 5-year-old child. Other things that were developing in parallel was the industrial robot. In industrial engineering, saw the advantage of having some robots developed to perform automatic tasks. And the robot you can see here that was introduced in 1985 weighs actually quite a lot and is extremely precise. And over the years, this precision was really getting better and better. Computing power, and we had some very famous people talking here this morning with very interesting talks, and this computing power was used actually to be able to analyze images very, very fast. Once you have all of this, and once you have the idea that I presented before over what is radiosurgery, over what is the concept and what are the applications of radiosurgery? Well, you can put all of these together to create a device that will perform radiosurgery outside of the brain. This is an orange. I just want to illustrate something that is extremely important when you talk about radiation treatment. It's the concept of margins. When you treat with radiation treatments, you are using a device. Whatever the device is, you've got a certain uncertainty. Remember, I told you should not miss part of the target. If you miss part of the target, you've got a risk of recurrence. So you must not miss that part of the target. If you have a certain uncertainty in the precision of your device, you need to add some margins. It means a bigger volume will be irradiated to make sure that you touch all the cells. Now, in this orange, which is 5 centimeters diameter, if you remove the skin by 5 millimeters, what do you think the volume will be? Any idea?
Any genius in mathematics? About the same as what was actually the target. So adding a margin of 5 millimeters around your real target is actually the same volume irradiated of normal tissue, and you want to avoid that. And this is why when you work on radiotherapy and radiosurgery, what you want is to be able to reduce the margin. You need extreme precision to be able to do that. Precision in delivering, precision in localizing. So if I try to resume what is needed to create a device for radiosurgery, you need sub-millimeter accuracy. You need highly conformal treatment, which means the dose is really wrapping around your target, and steep dose gradient. You need a frame or continual image guidance to make sure you know where your target is. The frame that you saw from last lecture was here to make sure you knew where the target is. Now, image guidance may be another solution to know where the target is. The first machine that was introduced was called the Gamma Knife and was introduced in 1968. You can see it on this image, first version, and if you are a good observer, or if the image quality is good enough, you can recognize who is actually the doctor placing the patient into the machine. It's Lars Lexell. So he invented the frame, he invented the concept of radiosurgery, and he invented the first machine able to perform radiosurgery. That's called the Gamma Knife, designed by Lars Lexell. This machine has some characteristics. It was designed in the late 50s. It requires the frame. This is how you know where the target is. So you bolt a frame to the skull of your patient. You image the patient with that frame so that you know where everything inside the frame is. And you can target very precisely the X-rays. It uses cobalt sources, cobalt 60 sources, to generate the radiation. So this is a radioactive material. And it treats intracranial target. As I said, John Adler was working with him and was thinking, I need to do something. I think it's a very great concept. I need to apply this concept outside of the brain. And his idea was actually to be frameless, not to require the frame. How do you place a frame for extracranial application? You can place a frame on the skull, but how do you place a frame for extracranial applications? He wanted it to use a linear accelerator, and that was actually more challenging than he expected, but he wanted to go move away from the cobalt sources. You needed the multiplication of entry points to be able to get this nice conformal dose and the very strong dose gradient. You need many entry points for the radiation, and he wanted it to be applicable to the entire body. So he started to work on that in the late 80s, and the first machine was actually installed in 1994 and looked like this. It's not really looking like a very high technology, but actually the concepts he's using is very powerful, because it is a robot with a linear accelerator mounted on it, guided by images. He invented robotic radiosurgery that was being able to apply, to be applied to the entire body and didn't require a frame. So just for you to understand a little bit how this machine works and how you can deliver radiation in a very precise way, I've got a small equation here that I'm going to describe, so I hope you are all well awake. First term of the equation is the robotic aspect of it. It's a robotic architecture. It is using an industrial robot that is kind of 2 meters high, something like this, a little bit less, very heavy but extremely precise. Just to give you an idea of the mechanical reproducibility in the positioning of this robot is 0.06 millimeters, even if it's hundreds of kilograms. So extremely precise. The other thing you can see here on this little robot is the linear accelerator.
I told you it was much more difficult for John Adler to actually came up with a solution for this part, because at that time linear accelerator were 4 meters long. How do you place a 4 meters long linear accelerator on a robot like this? It was not possible. And this is where luck is coming in. He found a company that was actually designing and building a small linear accelerator thanks to a patient. So he was working at Stanford Hospital, and he received a patient, and he was so passionate about his project on the CyberKnife, he explained everything to the patient, and the patient said, "Wait, I know somebody." And it was in the Silicon Valley in Sunnyvale, Intuitive Surgical. And he could actually enter in contact with this company building a small, compact, linear accelerator. So now he had the robot, industrial robot, and the compact linear accelerator to generate the radiation. Now, it's very nice to have a very good robot, a very powerful movement and very precise movement and radiation. Now, you need to tell that robot where to go. And in that case, we are not using the hands of the surgeons. We need to guide the robot through images. So what is coming with the system is also an intrafraction imaging system that will take some images of the patient to localize the patient. With this configuration, it's a stereoscopic images. You can actually detect in three dimensions the position of the patient. Of course, you need an algorithm to be able to identify tracking structures. And it's not just one, but it's four algorithms plus systems to synchronize to the respiration. So these three components here make possible to fulfill what I defined as what you need to perform radiosurgery, which is submillimeter accuracy, which is multiple entry points, and I don't remember the third one. So that's how you maximize the dose to the target, minimize the dose to healthy tissue, and also maximize the patient comfort because you don't have any more the frame. Of course, over the years, the systems were increasingly sophisticated. You can see here some examples, and interestingly, the first CyberKnife that was installed in Europe was in Italy, in Vicenza. And Italy is one of the countries in Europe that has the most CyberKnives, which actually it's 9 CyberKnives in Italy, one just nearby actually. So it's 20 years coming from a concept to a solution fulfilling all the today's need in terms of robotic radiosurgery. Of course, the system progressed, but we also introduced some new technologies that help treating different indications with radiosurgery. Expanding the field of radiosurgery was very important. And to give you some examples, this system that we call Synchrony is actually the ability to synchronize the movement of the robot to the movement of the target while the patient is breathing normally. Can you imagine treating a lung tumor with this machine? The patient is breathing normally, the lung tumor is going up and down. If you don't do anything about it, you will treat a lot of healthy tissue. Well, this Synchrony system is able to actually synchronize the movement of the robot to the movement of the target. So both will move together. Other innovations were the ability to track the spine, the ability to track the lung, the ability to track the prostate. So as you can see, we tried to follow with the new indications of radiosurgery, introducing new technologies that could answer the needs for this. So basically today, radiosurgery, robotic radiosurgery with the CyberKnife system is used in many indications, and you can see here a list of examples. But as you can notice, it treats the whole body. Radiosurgery is applied in the whole body today. Intracranial, of course, lung, liver, pancreas, spine, prostate. And this is just a list of examples. So the alignment of stars
between people, technologies and ideas were necessary to bring this technology to the hospitals and to the patients. And to illustrate what is the final result, or at least the result today, I've got a small video showing you how this system is working with the patient. What you can see here, we image the patient and then we use the radiation to treat the tumor with the patient actually breathing normally. The system knows where the tumor is because it is imaging this tumor and can direct the beam exactly on the tumor, even if it's moving with respiration. So we image, we irradiate, and you can see the robot moving to follow the target. Thank you very much. Thank you, Ludovic, for your presentation. Ci sono domande dalla... Thank you. Hello. So, I'm a lung surgeon, a yes. thoracic surgeon, but you have no greater proponent or teammate than me. So I agree that this will eventually beat surgery. I agree this eventually will be better than surgery, but we are nowhere close there yet. And the problems that you have with stereotactic radial surgery really has to do with training. You have radiation oncologists treating benign lesions that have not been diagnosed. You're not getting any tumor markers, which the oncologists know are important. You're not staging the patient. They're not getting any lymph nodes. And the future probably is really not stereotactic radiosurgery, but probably bronchoscopic and treating peripheral lesions directly in the operating room. Yes. So I think the biggest problem we have are definitions. You know, when we read your literature, you define recurrences very different than us. If a patient recurs in the lung, that's a recurrence, whether it's in your treated area or not. So where do you see these problems? Because the results have been very disappointing at 24 months, extremely disappointing for stereotactic radiosurgery of the lung. So what do you see are the problems and how will they get better? Thank you. Well, I think I'm working for ACURE, so obviously in terms of clinic indications, that will be based on all users. But definitely I think, and in the lung, this is a problem that is known, that the staging and the confirmation of the disease before treatment is something that is very important. Some teams put in place some protocols to be able to do this staging, but not all of them. And of course, this brings some doubt maybe on some indications, and this is a shame, but I think that if the teams are working correctly and are able to do this this staging and the definition, make sure that the disease is the right indication for radiosurgery, I think we can get some good results, and I'm sure that there are some publications. I don't have them in mind right now, but I'm sure there are some publications where there is this staging. Maybe obviously not as many as surgery, which is the gold standard for lung treatment, and this is still considered as the gold standard for lung treatment. But this is an opportunity to bring some non-invasive techniques in some cases for some patients. Ikram Yattini, Radiation Oncology Unit here in Careggi, Florence University Hospital. Congratulations. Thank you very much for the clear, exhaustive presentation. Just a comment, what about your opinion for a new exciting perspective of using CyberKnife in breast cancer treatment as neoadjuvant treatment for accelerated partial breast radiation? Thank you for these questions. Again, I'm not a medical doctor. So I've got difficulties to comment on clinical indications. What I can say is, as a product manager for the CyberKnife, I'm very
attentive to what the system is used for. And you see tendencies in the use of the system over the years, which is extremely interesting because we don't define how the system must be used. We define how it must be used technically, but not on what indication it can be used. And you see the number of indications that is increasing, breast adjuvant treatment being one of these indications. We get more and more publications coming out of it, and I believe that technically the system is really answering very well some specific needs for this kind of treatment, which is the synchronization with respiration and the ability to spare some healthy tissue. And I think there are some publications showing some cosmetic improvement by using this kind of technique. So I'm very excited to see new indications. Again, as a company, we are not driving the indications, our users are driving the indications. But this is one of the very promising indications with the CyberKnife, I believe. Thank you. There's a question here. Hello. I'm Stefania Pallotta. I am a medical physicist working in the radiotherapy department of this hospital. Just one comment about what previously mentioned by my colleague Ikrome Attini. Do you think it will be possible to include also optical system to perform real-time tracking or gating in order to reduce the dose to the patient? So the way we track the patient today is using X-ray images that produce some dose that we quantify and that you can actually understand if it is a risk or not for the patient. I agree with you that the problem with this system is that it is ionizing and that it may lead to a risk of secondary cancer. We haven't got any proof of that yet, but of course, and we see some systems in the field that are able to track with optical markers. I think probably we need both, and we are working on new solutions to improve this. I keep believe in some indications we still need these X-ray systems because we are tracking the tumor itself. If you implant fiducial markers, what you track are the fiducials. To see the fiducials is not the same as to track the surface of the patient. And this is where I believe the X-rays have an advantage because you can track, to give you an example, the prostate. The prostate itself is not moving at all the same way as the abdomen. And you need to be able to see fiducials that are implanted in it to track it correctly and to correct for that. Now, there are other indications where I believe the optical system could bring some value, and I think about intracranial lesions. So we are thinking about different solutions to work in that direction, and I thank you for this question. Sono altre domande? No? Okay. Thank you, Ludovic, very much. Thank you. Continuiamo, abbiamo solo due interventi da qui alla fine, quindi resistete. Allora, il prossimo è sempre un'applicazione della robotica, però nella farmacia, nella preparazione di farmaci antiblastici. È un piacere introdurre Demis Paolucci, perché è una ditta italiana, leader nel mondo, ora ci racconteranno la loro esperienza in questa applicazione robotica. Lui è responsabile scientifico della divisione Human Care. Buon pomeriggio. For the non-Italian speakers, I would like to ask you to put your headphone on because I'm going to make the talk in Italian since the large majority of the attendees are Italian. Buon pomeriggio. Prima di tutto vorrei ringraziare l'ingegner Bernardinelli
e la dottoressa Calamai per avermi dato questa bellissima opportunità di presentarvi la mia esperienza, l'esperienza del gruppo con cui lavoro. È sicuramente un privilegio essere qui, ho ascoltato delle presentazioni interessantissime durante tutto il giorno e spero che troviate anche questa altrettanto interessante. Allora, come diceva Andrea, sono responsabile scientifico di Loccioni Human Care. Come faccio ad andare avanti? Ok. Perso il segnale. Ok. Ok. Quello che andrò a parlare oggi è una veloce presentazione di chi è Loccioni, cosa fa, perché scommetto che non è molto conosciuta, sicuramente all'interno del mondo della sanità. Poi in un po' di dettaglio robot e successivamente presentare il modello di sviluppo che abbiamo adottato, che io credo che la grande innovazione sia ancora una volta molto più nella rivoluzione culturale, nel modello applicato che nella tecnologia in sé. Loccioni è un'azienda familiare, conduzione familiare, fondata che ha 50 anni di storia, con circa 500 collaboratori, dei quali la metà è laureata e un 5% di dottorandi. L'età media è 33 anni, quindi estremamente giovane e dinamica, e il fatturato nell'anno scorso si aggira intorno ai 80 milioni, quindi non una grandissima azienda. Però abbiamo una ramificazione in tutto il mondo, quindi lavoriamo attualmente con 43 paesi nel mondo e abbiamo 3 sedi internazionali, quindi oltre l'headquarter che è in Italia, abbiamo una sede negli Stati Uniti a Washington DC, un'altra a Stuttgart in Germania e un'altra a Shanghai in Cina. Che cosa facciamo? Sostanzialmente facciamo automazione industriale e progettiamo e sviluppiamo dei sistemi innovativi per migliorare la qualità, l'efficienza e la sostenibilità in prodotti, processi e edifici. Tutto ruota intorno sostanzialmente alla qualità della vita delle persone. Abbiamo differenti business unit, lo vedete elencate sotto. Mobility industry sono quelle le storiche, le grandi business unit, poi ne sono nate molte altre applicando sempre questi concetti e tra queste c'è Human Care, che è quella in cui lavoro e che lavora nel mondo sanitario. La foto sotto è un'applicazione di automazione robotica nel mondo dell'automobile, l'automotive. Questi sono un po' dei partner con cui lavoriamo a livello globale, andiamo quindi dai grandi costruttori di auto ma anche a partner energetici come Eni, Samsung, con una partnership molto ampia che va in diversi settori, ma anche a IKEA, Bosch e altri. Quindi il nostro core competence è la misura, ovvero creiamo sistemi di misura e cerchiamo di trasformare il dato e dargli valore. E questo anche all'interno di Human Care, ovvero abbiamo pensato di trasportare i concetti che avevamo in altre business unit, controllo e qualità, all'interno dei processi ospedalieri e applicando appunto sistemi di controllo e misura all'interno dei processi di cura del paziente. Quando abbiamo iniziato questo progetto, abbiamo iniziato creando, come vedrete questo è un po' un filone comune in tutte le business unit, un po' una filosofia che utilizziamo in Loccioni, creare delle partnership con gli opinion leader. Ci interessa lavorare con i migliori del mondo in tutti i settori. Quello che abbiamo fatto quindi è creare una partnership con l'ospedale più vicino che era a noi, dove sostanzialmente quindi noi andremo a curarci in caso avessimo bisogno, e nel nostro caso era l'ospedale di Ancona, regionale di Ancona, in cui avevamo creato una partnership e discutendo con l'ospedale era stato evidenziato dall'allora direttore generale come l'oncologia fosse un problema prioritario per lui, lavorare alla sicurezza del percorso oncologico
e alla qualità della terapia. Questo perché? Per una serie di motivi che chi lavora nell'ambito sono molto chiari, dal fatto che è un trattamento estremamente complesso, derivante dal fatto che i farmaci che si utilizzano per la chemioterapia sono farmaci altamente tossici, quindi danno eventi avversi sia sui pazienti che subiscono il trattamento, ma anche molto, molto più importanti a tutti gli operatori sanitari che sono coinvolti nella manipolazione di questi farmaci, sia chi li prepara che chi li va a somministrare. Poi le terapie che sono altamente personalizzate e quindi è molto importante assicurare una qualità elevata alla produzione di questi farmaci. Il problema derivante all'alto costo di queste terapie, perché sono la maggior parte dei farmaci innovativi immessi nel mercato sono all'interno dell'ambito oncologico e ci sono tantissime nuove terapie, sempre più target, sempre più mirate al tumore, con costi però portano un aumento di costo per il trattamento del paziente oncologico estremamente elevato. Altro fattore è che questi farmaci hanno l'indice terapeutico molto vicino a 1, ovvero il rapporto tra la dose efficace e la dose letale è molto molto piccolo, molto vicino, quindi significa che spesso degli errori sul dosaggio del farmaco non solo inficiano il percorso terapeutico, ma spesso possono portare anche a seri danni al paziente, come spesso le cronache portano la notizia. Quindi ci siamo interessati alla cosa e abbiamo pensato di appunto trasferire competenze che avevamo in altri settori a questo ambito, ovvero di introdurre controlli di qualità e automazione del processo di allestimento dei farmaci per, da una parte, assicurare la qualità del prodotto e quindi per la sicurezza del paziente, e dall'altra parte per tutelare l'operatore nelle operazioni più rischiose a disposizione a farmaci che sono tossici e non selettivi molto spesso. Quello che abbiamo lavorato è un sistema robotizzato che ovviamente ha un software per la gestione che deve a sua volta essere integrato con il sistema informatico ospedaliero, con le cartelle cliniche o con vari strumenti utilizzati dai medici, gli oncologi all'interno dell'ospedale, e in più vedremo successivamente, introducendo automazione in step che prima erano fatti manualmente, abbiamo una mole di dati molto molto grande e interessante che può essere analizzata, rielaborata e data indietro come informazioni a tutto il personale medico e differenti operatori in diverse fasi per avere una sorta di misura del loro processo, avere informazioni estremamente utili per riorganizzare il processo o comunque analizzare. Quindi estremamente importante è la definizione di indicatori, KPIs. Questo è il sistema che abbiamo sviluppato, il primo prototipo è stato installato nel 2007. Abbiamo lavorato piazzandolo all'interno dell'ospedale, focalizzati per trasformare questo primo prototipo in un prodotto reale, da un gioco a qualcosa di veramente utile, in questo caso per il farmacista ospedaliero. Nel 2009 siamo usciti con un prodotto stabile, finalmente rispecchiava tutte le specifiche tecniche richieste dopo successivi sviluppi, e da lì poi siamo cominciati a allargarci nel mondo. Il sistema non è altro che composto da appunto una camera estremamente chiusa, un'interfaccia in cui l'operatore viene guidato alle operazioni che deve fare, sostanzialmente caricare il materiale necessario all'allestimento dei farmaci, il materiale integro, c'è un sistema magazzino all'interno e poi una camera che vedete sulla parte destra, una camera per l'allestimento dove un braccio robotizzato esegue il frazionamento dei farmaci sulla base della prescrizione medica altamente personalizzata sul paziente. Il tutto ovviamente in un sistema a flusso laminare di aria, in pressione negativa, per mantenere l'asetticità all'interno, ma anche per evitare fenomeni in caso di fenomeni eccezionali
qualsiasi possibilità di espandimento di farmaci verso l'ambiente esterno, verso l'operatore che si trova all'esterno. Questo sistema comunque va all'interno di una camera bianca e ovviamente tutta la gestione dei rifiuti, degli scarti è automatizzata, sigillata, quindi l'operatore non entra a contatto diretto mai con le sostanze e riceve il prodotto finale che poi passa, viene mandato al letto del paziente, il reparto per l'infusione. Ovviamente questo sistema qui, la vera difficoltà è stata quella di creare un sistema altamente flessibile, perché nella pratica oncologica ci sono fattori che rendono appunto le terapie una diversa dall'altra, è difficile fare una pianificazione, una standardizzazione delle terapie, quindi ci serviva avere alta flessibilità e quindi in genere la robotica è molto più affine a una standardizzazione. Dall'altra parte mantenere una produttività elevata. Perché? Perché ci confrontavamo con delle operazioni fatte manualmente da un operatore, anche se molto spesso addirittura al letto del paziente, quindi il tempo d'attesa per la produzione dei farmaci era molto piccolo, invece qui stiamo chiedendo di trasportare la produzione in una zona dislocata separatamente rispetto al reparto dove sta il paziente e in più di introdurre dei controlli di qualità, quindi controllo di tutti i materiali in ingresso, del dosaggio effettivo, eccetera, che normalmente l'operatore non fa. Qui c'è un breve video che fa vedere delle fasi dell'allestimento, quindi vedete qui il robot va a prelevare il materiale dal magazzino per la preparazione, qui l'operatore è seguito a video nelle operazioni, scarica e carica, questi ha in mano una classica flebo con dentro il farmaco per la terapia. Poi ha un sistema di dosaggio all'interno, una serie di tool che aiutano a fare le operazioni. In questo sistema di dosaggio usa appunto la siringa per il frazionamento dei farmaci. Molto importante il riconoscimento del farmaco, che sia farmaco giusto al momento giusto, al paziente giusto, quindi l'identificazione del farmaco che sia quello corretto è estremamente importante. E la maggior parte di tutti questi tool sono stati sviluppati per un uso manuale. Quindi tanti accorgimenti molto utili per accelerare un processo robotizzato non sono inclusi, per esempio informazioni su lotto della scadenza, lotto del farmaco, non ci sono nel flacone, cose sembrano abbastanza naturali, in realtà non ci sono, o anche le dimensioni stesse del flacone, troviamo una grossa variabilità tra un flacone e l'altro anche all'interno dello stesso lotto. Quindi è stato la grande sfida è stata proprio questa. Poi ovviamente a questo abbiamo associato un software di gestione che è gestito dal farmacista all'esterno della camera bianca, che non fa altro che avere un controllo sulla totale produzione che viene all'interno della farmacia, ottenendo in modo integrato le prescrizioni che vengono dagli oncologi. Qui abbiamo fatto integrazioni ospedali differenti con diversi software. Ovviamente appunto si può cambiare la priorità delle preparazioni in qualunque momento, perché appunto sappiamo quanto è importante essere flessibili e poter far passare un paziente in testa rispetto a un altro dipendentemente dalle sue condizioni, e ovviamente tracciare, molto molto importante, tracciare tutti i consumi e l'uso dei materiali, perché ancora una volta il costo è estremamente elevato e questo abbiamo riscontrato un po' in tutto il mondo, andando dal Giappone all'America. È estremamente importante la rendicontazione di questi farmaci, l'utilizzo di questi farmaci e quanto sia un lavoro che richiede tempo e sforzi. Ci sono in genere persone dedicate solo a fare questa attività. Come dicevo prima, l'altra componente molto importante è l'analisi dei dati. Abbiamo introdotto appunto l'automazione con una serie di step di controllo e misura, quindi abbiamo collezionato una serie di dati in un processo che prima non li aveva. Il tempo che passa per esempio dal momento in cui il medico prescrive a che la prescrizione è validata, ha fatto la seconda validazione e poi viene data in pasto alla preparazione, il tempo che ci mette in attesa perché venga processata in farmacia e allestita, il tempo che impiega per l'allestimento, il tempo della consegna, perché poi tracciamo anche la somministrazione al letto del paziente. Quindi abbiamo tutta una serie di dati
che abbiamo iniziato a un dialogo con i nostri utilizzatori per capire come processarli e come dare queste informazioni indietro, per avere che cosa? Un sistema di monitoraggio real time della situazione, e poi differenti personaggi hanno bisogno, differenti ruoli hanno bisogno di vedere differenti informazioni, quindi ci sarà il manager della produzione che sarà interessato alle tempistiche relative al flusso produttivo o ai consumi che sta facendo, l'oncologo sarà un po' interessato a capire quanto sta spendendo, quali terapie sta trattando, anche un po' relativamente ai risultati che sta ottenendo, il direttore generale magari sarà molto più interessato a indicatori economici di efficienza del processo, eccetera. Quindi stiamo personalizzando questo sistema a seconda del diverso interlocutore su una piattaforma appunto che deve essere web, quindi che sia facilmente accessibile da chiunque. Quali sono i benefici? Prima di tutto il fatto che sia un sistema chiuso, che quindi tutto l'allestimento avvenga in un comparto isolato rispetto agli operatori e che non ci sia un'interazione tra l'operatore sanitario, che è appunto una persona sana, spesso anche giovane, spesso sono delle donne in età fertile, con sostanze appunto tossiche. Dall'altra parte il controllo di qualità sui prodotti. Qui passiamo da una procedura che era totalmente manuale a qualcosa, quindi con controllo visivo basato al massimo appunto affetto da errori umani, ma anche basato sulla precisione della siringa, che viene spesso considerata infallibile, ma non lo è, e introduciamo dei controlli sul 100% della produzione, è un concetto di qualità totale. Poi ovviamente l'inserimento di sensori, una serie di sensori per verificare che il materiale sia giusto, che siano nelle posizioni giuste, che il dosaggio fatto dal sistema vada verificato in modo indipendente, sia corretto, eccetera. Altro punto estremamente importante è tutta la reportistica, la documentazione, che viene fatta in modo automatico e quindi salva molto tempo. In più permette ovviamente di, come dicevo prima, misurando, di avere dei tool per riorganizzare il workflow, per avere una visione reale del processo in cui sono inserito, come sta andando, e fare degli interventi per migliorare l'efficienza. Per esempio nel reparto di ematologia dell'ospedale di Ancona, con cui abbiamo iniziato questo processo, misurando tutti i parametri sono riusciti in un anno a raddoppiare i numeri di accessi, mantenendo lo stesso numero di letti e lo stesso numero di personale, solamente dandogli un tool che permette di ottimizzare molto meglio il turnover dei pazienti nei letti in base alla durata della terapia, quindi ottimizzare le persone, organizzare meglio il lavoro. E ovviamente l'altro grande vantaggio è l'ottimizzazione delle risorse, cioè lavorando in questo tema, in questo sistema puoi ridurre gli scarti e ottimizzare quindi gli sprechi. Come dicevo prima, il tutto è nato da una partnership con l'ospedale di Ancona, nata appunto nel 2006. L'ospedale di Ancona è un ospedale universitario, pubblico, di medie dimensioni, a circa un migliaio di posti letto, ha tutte le specialità, quindi è un ospedale generale, con tre dipartimenti che trattano pazienti oncologici. Per quanto riguarda l'oncologia, quindi hanno i tre dipartimenti, si dividono circa una sessantina di pazienti al giorno, che corrispondono a una mole di 100-110 preparazioni. L'80% sono in regime di day hospital, quindi arrivano la mattina, hanno il trattamento, hanno la visita del sangue, trattamento, e poi se ne vanno a casa. Solo un 20% è ricoverato, quindi con una pianificazione più strutturata. Le fasi dell'allestimento sono sostanzialmente dalle 8 alle 4 del pomeriggio, con però un periodo molto concentrato dalle 9 alle 1, derivante appunto dal fatto che l'80% dei pazienti è in regime di ospita, quindi non organizzato, e arriva la mattina, si aspettano i risultati delle analisi e poi le prescrizioni cominciano ad arrivare, quindi la maggior parte della produzione è focalizzata in un punto solo. Capite bene questo, che con la robotica va un po' in contrasto, quindi richiede alta flessibilità.
Quello che abbiamo fatto è creare un rapporto di collaborazione all'inizio. Ricordatevi che quando abbiamo fatto questo rapporto di collaborazione eravamo in uno stato ancora prototipale, quindi un sistema basato su delle specifiche molto generiche, un primo prototipo, tutto da validare. Il rapporto di collaborazione comunque è stato molto più ampio, è stato basato su tre aspetti principali, che sono uno, lo sviluppo di tecnologie basato sulle esigenze dell'ospedale, quindi analizzare quali sono i bisogni dell'ospedale e su questi capire che tecnologie sviluppare. Dall'altra parte invece la riorganizzazione dei processi, derivante dal fatto che in genere sono competenze che all'interno dell'industria sono ben sviluppate, e ci chiedevano appunto il direttore generale di cercare di portare questa cultura di impresa dentro l'ospedale per aiutarli a migliorare l'efficienza di tanti processi. E infine la terza parte relativamente alla formazione, che anche questo è un aspetto chiave molto importante, e quindi la libertà di avere scambi di informazioni, di appunto cultura di impresa verso l'ospedale e viceversa informazioni cliniche dall'ospedale verso l'impresa. E questo è estremamente importante. Ricordate che in genere con cadenza mensile ogni due mesi abbiamo un direttore di un dipartimento dell'ospedale che viene a raccontarci la sua storia, quali sono le sue sfide, qual è lo stato dell'arte della sua materia, in un dibattito totalmente assolutamente non tecnologico orientato, ma molto divulgativo, di scambio di opinioni per capire appunto dove sta andando il sistema sanitario. Quello che dicevo prima di il lavoro che è stato fatto all'ospedale di Ancona, ovvero l'automazione del processo di compounding dei farmaci e l'integrazione col flusso oncologico, quindi integrazione di informatica e robotica, è stato premiato dall'Associazione Europea dei Farmacisti Ospedalieri nel 2013 come best practice da diffondere. Da questo punto abbiamo cominciato ad avere risonanza internazionale, anche grazie all'attività scientifica che abbiamo fatto. Una grossa differenza è stata quella di voler dare fin dall'inizio un taglio scientifico allo sviluppo del sistema, ovvero piuttosto che tenerci in casa tutti i dati in modo riservato, abbiamo detto condividiamoli con la comunità scientifica su riviste referate, in modo che tutti ne possano attingere e anche noi comunque averne indietro degli effetti positivi. Questo è un po' il concetto dell'open innovation, di invece di proteggere, di condividere. Quindi abbiamo dato sempre un approccio scientifico, tutto quello che abbiamo fatto, tutta l'attività di validazione è stata pubblicata su riviste, qui ne ho presentate alcune senza andare in dettaglio, partendo da per esempio la validazione delle condizioni di asetticità all'interno del sistema, perché poi queste preparazioni sono iniettabili intravenose, quindi devono assolutamente essere sterili e quindi è estremamente importante che tutto il processo mantenga la sterilità dei prodotti, e quindi c'è stata un'intensa attività di validazione per vedere che che venga mantenuta la sterilità all'interno del sistema e che i farmaci prodotti siano assolutamente sterili. Altro studio estremamente importante è sull'aspetto di contaminazione, far vedere che effettivamente i farmaci prodotti all'interno, quello che usciva dal sistema era pulito, ovvero negli step successivi di manipolazione da parte dell'infermiere in reparto o dei portantini o di chi comunque andasse in contatto con questi sistemi, toccasse effettivamente materiale pulito e non contaminato, derivante dal fatto che appunto c'era stata una manipolazione dei farmaci, quindi non trovare farmaci all'esterno degli involucri, e soprattutto anche che il sistema prevenisse qualunque contaminazione all'esterno del sistema di compounding. Ovviamente tutto questo cosa lo fai? Confrontandoti con la pratica precedente, ovvero con l'allestimento manuale. Poi ovviamente una parte che non può mancare è sulle performance, quindi andare a vedere qual è il tempo di allestimento rispetto a quello manuale, qual è l'accuratezza del dosaggio rispetto agli altri, e quindi tutta una serie di considerazioni sulle performance del sistema rispetto all'apparato iniziale, perché poi possiamo parlare di qualità, sicurezza, quanto vogliamo, ma poi quello che conta sono i dati reali, non puoi rallentare troppo il processo
o comunque devi mantenere un'efficienza perlomeno uguale a quella prima, introducendo la qualità, altrimenti non sei più competitivo. Siamo partiti, come dicevamo, nel 2007 con questo progetto, ci sono voluti 2 anni per arrivare allo sviluppo di un vero sistema stabile e poter essere commercializzato. Come avete visto prima, siamo un'azienda non troppo grande e che fa innovazione, quindi quello che vogliamo fare, non siamo interessati a vendere grandi numeri, paradossalmente. È difficile capire questo concetto, ma la realtà è questa: se vuoi fare innovazione non ti devi strutturare, non puoi fare produzione, devi mantenerti un numero limitato e altamente flessibile. Quindi ogni volta che facciamo è targettizzare un po' i nostri partner, cercare di lavorare con i migliori al mondo piuttosto che aprirci a tutti e crescere in modo sostenibile, perché poi dopo devi dare delle risposte ai clienti, assistenza e quindi devi essere molto reattivo in questo. Quindi siamo partiti dall'Italia, abbiamo lavorato per 2 anni focalizzati solo sull'Italia, perché eravamo qui, volevamo vedere come andasse, quanto era sostenibile star vicini. Una volta verificato che era tutto ok, ci siamo mossi verso l'America e il Nord Europa, che erano quelli che hanno cultura maggiore in questo aspetto, e poi ci siamo mossi verso l'Oriente. Attualmente abbiamo 62 sistemi in tutto il mondo, su 51 ospedali in 14 differenti stati. Questi sono un po' i partner con cui lavoriamo, quindi abbiamo anche grandi nomi, la Cleveland Clinic negli Stati Uniti insieme alla Johns Hopkins, poi andiamo a LICO, che è un istituto leader in Europa, a Barcellona per il trattamento del cancro. In Italia abbiamo l'IEO, l'IRST per esempio a Meldola, quindi grandi nomi, andiamo in Germania eccetera. E quello che abbiamo fatto, altro sistema innovativo che abbiamo fatto, è quello di parlare di sviluppo, di co-sviluppo con i nostri utilizzatori, ovvero è stato estremamente importante all'inizio, quando abbiamo cominciato ad avere i primi ospedali, ognuno chiedeva delle alte personalizzazioni, tendeva a indirizzare lo sviluppo verso ambiti differenti, e quindi abbiamo deciso di creare dei tavoli di lavoro con tutti gli utilizzatori che entrassero con noi, con gli ingegneri, nel tavolo di sviluppo. Abbiamo creato quello che chiamiamo una community, che all'inizio aveva un aspetto prettamente tecnico, quindi lavoriamo sulle specifiche di sviluppo del sistema. Poi piano piano nel tempo, quando il sistema è diventato stabile eccetera, ci siamo mossi verso livelli sempre più avanti, arrivando appunto a dei tavoli molto più scientifici in cui definiamo per esempio gli standard di dove dovrà andare l'automazione in farmacia ospedaliera, quindi ci sediamo e definiamo gli standard, o abbiamo scritto un articolo sulle raccomandazioni, una sorta di raccolta di raccomandazioni per chi? Per un po' per tutti gli altri, i futuri farmacisti ospedali che fossero interessati ad acquisire questo sistema, cosa tenere in considerazione, ma anche agli enti regolatori. Perché? Perché questo tipo di automazione non è ancora normata in nessuna linea guida e comincia a essere un dato di fatto in molte molte realtà, e non possiamo trasferire direttamente le normative applicate alla produzione manuale a una produzione robotizzata, va per forza riadattato, vanno appunto riviste. Quindi quello che abbiamo è una community internazionale di users che definiscono le specifiche e ci aiutano insieme a sviluppare. Altra cosa estremamente importante è che questi sviluppi poi vanno portati a tutti indifferentemente, anche agli altri utilizzatori. Quindi annualmente facciamo un upgrade di tutti i sistemi perché tutti siano nelle stesse condizioni. Non vogliamo penalizzare i pionieri o chi ha dato fiducia all'inizio rispetto a chi arriva nell'ultimo periodo. Qui alcuni esempi, questo è uno degli ultimi arrivati, che è il Sanso Medical Center, che è appunto in Corea, un colosso enorme, e la cosa interessante è che sono stati quelli che in pochissimo tempo hanno avuto il learning rate più veloce, sono quelli che hanno imparato a utilizzare il sistema in modo molto più veloce tutti, battendo tutti i record produttivi degli altri ospedali.
E un altro caso interessante è quello della Cleveland Clinic, dove in questo caso anche qui abbiamo creato una partnership a lungo raggio e qui stiamo testando due nuove innovazioni che sono i nostri prossimi step, sono due progetti pilota, due nuovi sistemi che vedete qui, che sono appunto già sviluppati, già installati all'interno della Cleveland Clinic in fase testing, quindi non ancora utilizzati, commercializzati. Aspettiamo anche qui di avere un anno di testing prima che siano pronti. Ed è un sistema che aiuta l'allestimento, che introduce alcuni aspetti di controllo di qualità e assiste dell'allestimento manuale. Questo perché? Perché ci sono una frazione di farmaci per la complessità delle procedure che non possono essere automatizzati, o le sperimentazioni cliniche che sono estremamente differenti uno dall'altra, e quindi abbiamo pensato di introdurre dei sistemi di controllo del processo anche in questa fase qui, in modo da avere le informazioni a livello di analisi dell'intera piattaforma, dell'intera produttività, e dall'altra parte invece un progetto molto più rivoluzionario a livello culturale, ed è quello di centralizzare nella farmacia la produzione dell'intera, di tutti i farmaci che vengono fatti all'interno dell'ospedale, quindi gli antibiotici o tutte le terapie di supporto che vengono allestite a letto del paziente, perché questi vengano centralizzati nella farmacia e abbiano gli stessi livelli di qualità che, a cui è sottoposta la chemioterapia. Questo è tutto, grazie mille per l'attenzione. Bene, grazie Demis per questa esperienza che, grazie, oltre ad essere completa, diciamo, è anche fiore all'occhiello dell'Italia, quindi un po' oggi abbiamo visto tante esperienze internazionali, però ci voleva anche un'eccellenza italiana. C'è qualche domanda dalla platea? Vedo lì c'è Mirko. Salve, vista la vocazione dell'azienda verso l'innovazione e lo sviluppo, volevo sapere se avevate mai pensato a affrontare anche il tema dei radiofarmaci, che sono vicini per certi aspetti, quali il controllo qualità e la sicurezza del preparato, ma che divergono sugli aspetti di tutela dell'operatore. Grazie. Sì, grazie alla domanda, interessante. Un'altra cosa che non ho premesso è che quello che vogliamo fare, non ci interessa fare qualcosa che qualcun altro ha fatto e lo sta facendo bene, perché poi ti metti in competizione con chi già fa qualcosa bene in un mercato magari saturo e sei di rincorsa. Ci piace fare innovazione e essere avanti. Sui radiofarmaci ci stiamo guardando, come un po' tutta l'altra terapia farmacologica che c'è, quindi TPN eccetera, però so che ci sono soluzioni, so che c'è chi ci sta lavorando. Per ora rimaniamo focalizzati qui, tendiamo un occhio perché poi i nostri clienti ci chiedono, ce lo chiedono, una domanda ricorrente, forse molto più sulla TPN che sui radiofarmaci, perché ancora non c'è una così alta cultura sui radiofarmaci, non sono ancora centralizzati in farmacia, sono in sporadici casi, quindi tendenzialmente non abbiamo preso azioni, però li consideriamo. C'è un'altra domanda lassù. Grazie. Roberto Banfi, farmacia di Careggi. Allora, premetto che ho un conflitto di interesse, perché mi piacerebbe l'anno prossimo essere aggiornato, vedere la diapositiva col 52esimo ospedale, e potremmo magari essere noi. Anche perché sono rimasto stupito dai numeri, cioè 120 preparazioni al giorno più o meno, quando noi a Careggi viaggiamo sui 250 preparazioni al giorno. La ringrazio perché è stata molto interessante anche la valutazione dei tempi che si risparmiano, quelli del back office, carico, scarico, che sono attività che a noi portano via una quantità di tempo molto importante. Quindi poi la domanda che volevo farle è questa: quale considerate il numero critico minimo oppure quello massimo? Cioè 250 preparazioni, dove sta? È la misura giusta, fino a quanto possiamo arrivare? O quanto possiamo investire? Perché poi giustamente le ha detto, è un sistema,
quindi tutti devono correre alla stessa velocità, poi i reparti, la programmazione. Cioè, ora, giustamente, ripeto, l'ha detto lei, anche abbiamo la sperimentazione. In questo ospedale ci sono tante sperimentazioni, quindi potremmo liberarci una parte, volendo anche manuale, per la sperimentazione che oggi ci mette in difficoltà. Grazie alle domande. Darle un numero è veramente difficile perché dipende da quante ore lavora, qual è il picco di carico, eccetera. Quello che facciamo generalmente è metterci seduti insieme, studiare i dati attuali, fare una previsione sulla situazione attuale e fare una previsione su, con dei consigli di ottimizzazione, su quale può, dove può arrivare la produttività massima del sistema nel suo caso. Generalmente i dati vanno su, può considerare una quindicina di preparati l'ora, in media. Poi dopo cosa succede? Succede che chi, alcuni posti focalizzano sul sistema automatizzato i farmaci più noiosi da fare. In Danimarca sono quasi tutte pompe elastomeriche e quindi sono tempi estremamente lunghi, dilazionano, quindi lavorano molto ma fanno i numeri molto più bassi perché poi fare una pompa di fusione richiede molto più tempo, però per loro sono preparazioni difficoltose, noiose, difficili per gli operatori. Altre parti ci focalizzano le terapie liofilizzate, altri invece vogliono ottimizzare le performance e mandano tutti quei farmaci che favoriscono la produttività. In genere può considerare una media di 15 preparazioni l'ora. Riguardanti i numeri, per esempio il caso del Samsung Medical Center, loro sono partiti con un sistema perché volevano studiarne, hanno numeri da 700 preparazioni al giorno, sono partiti con uno, hanno verificato la loro produttività, quanto potesse funzionare, quanto lontano potevano spingere il sistema e hanno acquistati altri due, quindi loro viaggiano con tre sistemi adesso. Dipendentemente da un ospedale normale, direi aperto mattina, metà pomeriggio, direi 100-120 preparazioni, però ancora una volta dipende molto dall'utilizzo che se ne fa. Al limite diciamo che non sono aggiornatissimo sul ritorno investimento eccetera, il costo alto dei farmaci crea un ritorno investimento molto molto basso, 30.000 preparazioni l'anno in totale penso che siano nettamente sufficienti, perché poi come dicevo quello che entra in gioco ha un costo estremamente elevato, i farmaci lo sa benissimo, il costo dei farmaci oncologici è altissimo, quindi fare piccoli risparmi ottimizzando gli sprechi è un guadagno altissimo. Comunque in genere queste cose vengono studiate caso per caso in base alle singole situazioni, molto customizzato. Ci sono altre domande? No? Quindi ringraziamo allora Demis, grazie, grazie per l'intervento. E finalmente per voi andiamo all'ultimo intervento della serata. Ancora un'altra applicazione della robotica, questa volta sul mondo degli esoscheletri. Quindi parliamo di muscolature artificiali e chiamiamo qui sul podio Barry Richard, che è l'EMEA Clinical Director di Exobionics. Anche qui vi chiedo di rimanere fino in fondo perché vi faremo una piccola sorpresa. Okay, well, thank you very much for the committee organizers for inviting me and also for EMAC. My name is Barry Richards. I am the clinical director for Exobionics. I'm going to talk today a little bit about how robotics are being implemented across the physiotherapy field. I'm a physiotherapist by training, and I've been in this field now for just over 5 years. And in that time, I've seen a lot of growth, a lot of new machines becoming available. And it's just a presentation on how these machines are starting to be implemented. Okay, so you've all probably know, when we talk about exoskeletons or robotics, you're all aware of Hollywood and the Iron Man and Matt Damon and Elysium and those type of things. And actually, we're not too far away from that type of
technology now, and certainly EXO does work in all of these four fields. So if we look at this briefly, we can see on the top right hand corner, you'll see there's military applications. In the bottom right, there is industrial applications. The top left, there is more sort of hobby, sort of recreational type exoskeletons. And on the bottom left is the neurology, the rehab. And that's what I'm going to be talking about today. But just to give you a sense of the type of technology, when I started working in this field, there were less than 10 companies that were focusing in on robotic neuro rehabilitation. Currently, if you look at the exoskeleton report, there are 56, just had to double check then, there are 56 companies, and with 11 of those being listed in September of this year. So you can see the growth of this field, the growth of these technologies are starting to become readily available. But that also leads to a conundrum for the clinician, for myself, from a physiotherapist. Which one's best? Which one do I use? What do I do? How do I dose it? How do I implement that technology? And they're all very valid points, and they're arguments that I get every single day. So what I'm going to try to do is present an overview of what the technology should do, and present some research, show some video, and also do a demonstration at the end. So, sorry about that, the pictures aren't great. But so implementing robotic rehabilitation, we start to see that these technologies are being enhanced and for effective therapy. So if we consider the therapy, they're used for motor learning, for brain injury, for therapy, for assessments, and also for daily activities. So you can split between two fields. You can use them for therapy, but you can also use them for assessment. So if we just take time to look at the demographics of neuro disease as such, we can see in 2015, and then base that up to 2030, 2050, we can see that the population, the demographic is changing. The population is getting significantly older. As a result of that, we start to see an increase in these neurological type diseases. I'm going to focus a little bit on, my main focus is going to be on stroke, but these type of technologies can be adopted and utilized in the spinal cord world, the MS, Parkinson's, all of the neurological diseases. So if we look at stroke, we can see that in 2015, there were 33 million globally that had survived a stroke. In a 15-year period, that's going to increase by 112%. So the increase is incremental, and as associated with that, we're going to get incremental increases in the economic burden. So these figures are based out of Europe and the 2010, and we can see there that if you look at stroke, both acute and chronic, as well as things like Parkinson's and multiple sclerosis, the cost, as in a whole cost, not just rehabilitation, but the cost associated with these type of diseases are significant. To a cost of $798 billion in 2010. So we know a third of those costs in Europe are directly related to neurological disease. And over 50% of the elderly are diagnosed with neurological related disease. So you can see, you can go back a slide, back two slides, and you can start to see that those numbers, as they increase, the cost is also going to increase. So if we focus in on a country in particular, and if we look at Germany is very open to technologies, and it adopts technologies very early. So if we look at today's figures, the stroke, there's nearly 300,000 people who've survived a stroke.
If we're looking at around 2040 to 2060, we can see that significant increase again. With the amount of hospitalizations increasing, with healthcare costs increasing, physical therapists, we just don't know what demands that's going to place on the physical therapy system. And interestingly, on the demographic on the bottom, we can see that the healthcare costs are actually going to go down, or going to go down for the normal population as such, but for the elderly, it's going to increase. Now, I suspect most of you in here are clinicians, therapists, doctors, and I'm not going to preach to you or anything like that, but I want to just focus in a little bit on statistics and the problems that you'll associated with stroke. So we know roughly about half the people that have had a stroke have problems with balance. We know that a significant proportion have problems with walking, and then associated with that are upper limb problems, hand movement, leg movement, coordination. As a direct result of that, we're seeing currently 31% require assistance with activities of daily living, 20% need help with walking, 16% are institutionalized, whether that's in care homes, skilled nursing facilities. So impairments have a direct impact on the quality of life and also social reintegration post-stroke. Okay, this is a busy slide, and apologies if you can't see it correctly, but I'm just going to talk you through this. We know that nearly 96% of stroke patients spend the majority of their time in bed as they've just been acutely diagnosed. Now, only 15 minutes per day are spent on the average time are spent mobilizing. Nearly 7% of that time is spent on patients walking. And we know that roughly 2/3 of people that are discharged don't receive any follow-up in the community. New evidence that's being presented now, specifically if you look at things like the AVERT study with Julie Bernhardt coming out of the University of Melbourne, she's starting to say early intervention in acute strokes or any type of neurological condition actually benefits significantly. So what does all that mean? It means that we're starting to see a paradigm shift. As a result of a demographic changes, increased of neurological diseases, the cost, the burden of these diseases, and actually a lack of therapy and a lack of resources, clinicians or departments of doctors were starting to look for other ways that we can treat our patients. We're starting to see now an increasing growth in the research landscape and the literature that's being produced on robotics, and I can talk specifically about exoskeletons because that's the field that I work in. So we're starting to see efficient use and both effective use of these advanced technologies, and I'll go through this a little bit more as my presentation progresses. So what do these technologies, what do they have to do? Well, to essentially be able to rehabilitate someone who's had a neurological disease, the concept of neuroplasticity is not new. It's probably known to some of you, if not most of you in this audience. But essentially, there's some key fundamentals that a machine or a device has to take into consideration. The intensity with regard to repetitions, duration, frequency, effort, and difficulty, the manner in the way it's delivered, so what it has to be specific in its task, it has to be functional, it has to be varied so you don't accommodate to that type of training, it has to be able to be shaped correctly for that patient on that specific day in that specific therapy. As a result of all of that, it also needs to be motivating for both the patient and the therapist. And by engaging in your therapy session, you start to see more positive, better outcomes. And it also needs to provide the patient and the clinician with metrics. You need to know that what you're delivering, what you're dosing in your therapy is correct.
it is fundamentally what you want to do. So I know I was sitting at the back watching the Da Vinci talk before, and they presented this diagram as well. So essentially, what means is you have an insult, whatever that injury may be. You have that technology is put in place. You have some sort of input. The outcome, for in this case, is increased muscle strength. You then get that increase in strength, you then adapt the technology to improve that plasticity, improve that motor learning. You get an improved performance, you get a reduced support in whatever that is required, then it feeds back in. So you're constantly in this feedback loop where you can essentially be constantly evaluating your therapy. And this is key and fundamental to any type of robotic implementation of therapy. So if we look at repetitions, the diagram or the graph on the left is of violinists. So essentially, the professional violinists and the good violinists, the people that are better, they practice for longer. They just do more repetitions. So more repetitions leads to an improved outcome. Minimal amount of repetitions might be required to take place, but we don't quite know yet what that optimal dose is, and that's what we're currently researching at the moment. As an industry, as a market. So we need to be able to make sure that the repetitions that we are giving are consistent, they are delivered in a correct way, they're not too challenging, but they are not too easy, and they are repeatable. You need to be giving the same type of repetition all the time. Now, when we look at duration, I'm a therapist. I've worked in when I used to work in with patients as such. I was working in the NHS in the UK. Now we were tasked by the National Institute of Clinical Evidence to provide 45 minutes a day of therapy with relation to gait mobility. We just don't have scope to do that. The audit basically suggested there was about 30 minutes that we were able to provide. So essentially that means we're not giving the duration of treatment required to meet the goals that we need through things like resources, the number of patients we need to see a day. But what if we could utilize technology to actually reduce that duration but still dose in an optimal way and still get the positive outcomes that we want to see and want to achieve? Again, when you're thinking about neuroplasticity, you think about frequency. Now, frequency is obviously an interesting key, and it depends a lot on patient's fatigue, on how they're feeling on the day. But the technology needs to be able to accommodate this. So you can still give therapy, you can still give dosage, you can still work with those individuals on a regular basis. But you can tailor that. You can make it a little bit easier. You can make it a little bit harder. But essentially, you can actually give them active rest, so they can be still working, but not at the point of fatigue. Now, when you're thinking about effort, so it needs to be challenging. It needs to be in a way that isn't too demanding on that system. So if the patient gets too tired, they're not going to comply with therapy. So patients should be able to participate as actively as possible, to be cognitively challenged without being overwhelmed. Now, I know if I speak about EXO, and I'll show EXO in a moment, we have a unique feature called, essentially, the software is called Smart Assist. And the software is relatively clever. And what it will do is it will dose, and it will provide the motor output specifically for that patient at that particular time in that particular step. So it won't fatigue that person unless we want to change. If we want to change and make it harder, we will. If we want to make it easier,
We will. So the technology needs to be able to dose, to give that effort and maximize the outcome and relate that to the individual. And the diagram essentially shows this. So we see an optimal learning zone. So the optimal learning zone, that zone is where the patient needs to be. Now that changes, that moves every single day in every single therapy session, and it actually moves in therapy sessions as you're providing the opportunity for people to work with this technology. So technology needs to provide a way to measure this. It needs to provide metrics for you to be able to evaluate what you're doing is effective. If it's too challenging in a therapy session, you generally see the learning reduces. If it's too easy, essentially it's a crude analogy, but you start to see like you becoming a hamster in a wheel. They're just spinning around, they're passive, they're going for a ride, they're not integrate, they're not interacting with the technology. So it should be able to be adjusted for the patient within. It needs to be fluid. The technology needs to be fluid and needs to be able to adapt to the individual. And that feeds into variability. Again, we've just talked about that. So the variability in general, the task needs to be specific, but it needs to be able to be varied. If you don't have all of these factors stacking in your favor, then ultimately the technology isn't viable. Now, when you read some of the research, you can see that conventional gait therapy doesn't necessarily give the best outcome. And sometimes you need three or four. We've all been there, therapists, to work with these patients. It's time consuming, it's tiring for the patient. It ties in a lot of resources. So if you could provide a technology that essentially provides neuroplasticity and provides the opportunity to learn and to develop, then it's very worthwhile investigating and looking at this technology. So if we consider shaping, we talked about this, so you can see the dose, it needs to be tailored. And I keep talking about all of these key fundamentals, but they are fundamental to be able to be comparable to conventional therapy. So adjusting the task in very small steps allows you to maintain that optimal training zone. So that diagram that I showed a few slides ago, it needs to be in the center, and by avoiding accommodation, you can therefore improve outcome. So you need to be able to shape what you're doing effectively and efficiently. If you can do all of that, you'll have a very motivated patient. And that's key. Motivation for the therapist and motivation for the patient. If the patient doesn't want to do it, trust that, my experience, they won't do it. They need to be motivated to work with you to get the goals that you've set, and they need to be able to be constantly challenged. It's a strong influence on successful rehabilitation, which is the key point highlighted in the bottom of the slide. Low motivation negatively affects patients, both and rehabilitation staff and members. So if you add meaning to the exercises, if you show what you're doing has carryover, it has functional crossover between walking in an exoskeleton and reintegration back into the home, you can walk to the shops, or you can use something for your upper limb, and you can reach to the cupboard, you can open something, as long as you can show that the meaning and the exercises has function, you will motivate those individuals to comply with your therapy goals and aims. So there's increase in research. I showed that diagram at the beginning, which said that there is an increasing evidence base, which is starting to mean we're being more, the technology is being more accepted globally and in the community. And I'm talking about neuro rehab, not surgical or anything. This is purely on neuro rehab and exoskeletons. So the Cochrane Review did a meta-analysis, and they basically found that there was a significant increase in the amount of research and literature that was being produced. And as a result of that, we're starting to see positive outcomes.
I know that I've worked with the technology, but when people were asking me, it was only my intuitive, it was my experience, and now we're starting to see actually the fruition of all of this research starting to come to the fore. So if we look at lower limbs, so we've started to see that there's a positive effect on gait, speed, walking distance, and basic activities of daily living. If we look at dependency, every fifth dependency in walking could be avoided using robot-assisted gait training. Non-ambulatory patients in early rehab profit most from the robotic-assisted gait training. And effectiveness, robotic therapy in combination with conventional therapy is more effective than physiotherapy alone. That's a very controversial statement. And when I present this and when I discuss this to other clinicians, some of them feel a little bit threatened that it's going to replace the therapist. It certainly is. It's another tool in the arsenal of the physiotherapist to be able to deliver effective treatment. And once you explain that, and essentially it means the therapist's skills and their knowledge and their understanding, it has to improve. They have to use what they've been trained to do to understand, to implement the technology along with conventional therapy. We look at the upper limb skeletons, the upper limb devices. So proximal improvements, we talked about being able to reach and do things. So significant effect on motor function on both elbow and shoulder, muscle strength and pain reduction. They transfer to the daily activities of daily living, improved arm function. Elbow and wrist training enhances motor function and muscle strength. And there's actually been shown to be no increased risk of injury with this type of intensive training using exoskeletons or robotic assisted training. And it actually has been shown that the recovery time and motor function is actually shorter when you use this type of technology. So if we look at the advantages, if we start to sum up, if we look at the advantages, there's a greater consistency of therapy. We can dose better. We can actually deliver specific therapy. There is scope for home use. I don't believe any exoskeleton is quite there yet for home use. But certainly there are other devices out there that you can use for home. Never tiring out. Unlike a clinician like myself, if you've had four very, very heavy, dense strokes on the run, it can be very tiring. It can be highly motivating. It can optimize the patient support. You get those metrics that we've talked about, so precise measurements and the assessment. And you can start to get labor saving and costs if you start to look at essentially the human resources. For example, when I show the demonstration in a minute, it just requires me, one therapist. I'll show a video in a few more slides which shows essentially shows that very, very well. I'm not painting this technology to be the be-all and end-all. I'm not saying it's the best thing since sliced bread. There are some disadvantages. Less flexible than the therapist, so it's only as good as what the therapist tells it to do. Risk of obsolete, obviously the rate at which this technology is advancing, for example, Exo is now fourth, fifth generation in a relatively short space of time. The platforms are changing all the time, so there is that consideration. Some exoskeletons are costly, they're a capital expense. So there's a budgeting requirement for that as well. And some have a very large footprint. Some are very, very big. Some are very small. But it's a consideration for size and space in the department. So where is the technology right now? Essentially, we are in that red oval. That's where we are at the moment. So we're developing the key opinion leaders. We're refining the product as we go along. We're starting to gather reimbursement data. We're starting to provide economics for the providers. And we're providing capacity. Now, those are the structural barriers that the market is getting over and the technology is developing now.
further along that, and to be fair, actually, we're probably a little bit further on. We're probably starting to push into broad physician adoption. Everyone in this industry, in robotics, exoskeletons, there's a race to become standard of care. And we are getting there, but it's going to take time. It's going to take time, and it's going to take more research to be able to do that. I'm just going to show a video while we look to start to set up this practical demonstration. Essentially, this video is of a chronic stroke patient. He was deemed to have no rehabilitation potential. He since went into the exoskeleton and has progressed into a rehabilitation program. Now, he's never going to be able to walk on his own, unaided, but he can now do things like transfers. He can now take a few steps. He can help with his carers. So that is fundamentally huge for him. That's a big, significant change in his daily activities. So I'll just present this video now, and then we'll look to start this demonstration. So here you can see, he's a very tall man. It's taken three therapists. He's literally only able to take a few steps before the therapist gets tired, he gets tired, and we just have to stop. When you see the video on the right-hand side in a moment, essentially this was taken 5 minutes after he'd sat down, had a rest. Two therapists, very smooth gait, very controlled. We're taking care of his hemiplegic arm with a sling. It just requires one therapist and one assistant. This is one mode of operation in the exo that we call first step. So this is this is teaching them to use the device. What I'm going to be showing you with this demonstration in the moment is more of an advanced feature, more of an advanced walking, where the patient can actually initiate the steps themselves. So if we just briefly watch this, so real hard work for the therapist below. Svetlana's facilitating with him, handling with a towel actually around the middle, around the central key point. He's just too fatigued. And then again, exo with variable assist. It's supplementing the power that he requires, and only the power he requires. And he's able to tune into what this machine is doing. Okay. If you just give me 2 minutes, I'm just going to go over there, and I'm going to you'll see a live demonstration. Sì, bene, vi ringrazio. Parlo in italiano, penso vada bene. Thank you, Barry, you can go on. Oggi abbiamo visto una presentazione di questo nuovo strumento. È una macchina, è un robot che è mirato al cammino. Tra un po' vedremo uno dei nostri ragazzi, anche un po' cresciuto, che abbiamo seguito negli anni, Alessandro, ed è una dimostrazione in cui vedrete difficoltà dal vivo, perché di fatto lui questo robot l'ha indossato, perché si indossa, soltanto stamattina, e quindi è come se muovesse, tra virgolette, i primi passi. Sul robot, che come sapete nasce da un'esigenza di guerra, è una cosa strana che allinea la lesione midollare e le scoperte. La prima unità spinale fu costruita dopo la Seconda Guerra Mondiale per i tanti persone con le lesioni midollari, un tedesco decise di ricambiare in qualche modo, dando la cura alle persone, sentendosi un po' colpevole. Durante il Vietnam, per fare portare dei grossi pesi, fu inventato l'esoscheletro, che consentiva di portare anche 200-300 kg grazie a questa struttura. Da questa è nata l'idea di costruire qualcosa per il cammino. Esistono vari esoscheletri. Quello che vedete oggi è quello
che Careggi ha deciso di fare proprio all'interno delle proprie sperimentazioni, ed è quello che serve fondamentalmente all'inizio, alla prima dimissione, quindi con delle caratteristiche riabilitative maggiori. Su questo ci lavoreremo, siamo in collaborazione col Sant'Anna di Pisa. Cosa vogliamo migliorare? Vorremmo migliorare il fatto, come vedrete, la persona si deve appoggiare o a una stampella oppure a un comunque appoggio esterno, e quindi tenere le mani impegnate. E quindi l'idea che stiamo sviluppando è di un sistema autobilanciato che stia in equilibrio e che non ha bisogno di un appoggio. Gli altri elementi è arrivare a qualcosa che sia esattamente come ci vestiamo noi al mattino. Se dobbiamo andare a fare dello sport, ci vestiamo in un certo modo. Se dobbiamo andare in alta montagna, in un altro modo. Questo che significa? Cioè avere un qualcosa di estremamente semplice, indossabile a casa per i movimenti in casa, e di avere una diversificazione a secondo di quello che andiamo a fare. Quello che ci ha fatto vedere il relatore prima è il fatto che in effetti esistono degli effetti che ancora stiamo andando a sperimentare, che sono degli effetti di neuroplasticità. È stato dimostrato nell'animale che quando si ha una lesione midollare, ma alcune fibre si salvano, se queste vengono stimolate e contemporaneamente si fa un certo tipo di terapia riabilitativa, si ha una possibilità di che succeda il famoso bypass, cioè che si creano uno sprouting, cioè si creano delle fibre che vanno a superare la lesione. Tutto questo apre delle prospettive inimmaginabili su cui, insomma, si sta lavorando, e che ci fa mettere in discussione tutto quello che avevamo pensato per decenni. Altro elemento importante che potrebbe aumentare le possibilità, e che già probabilmente l'esoscheletro che avremo in acquisizione avrà in parte, è il fatto che fa un movimento di tipo passivo, cioè muove la gamba secondo come è programmata. Ebbene, a questo si può interfacciare con un sistema di elettrostimolazione su gruppi muscolari ben precisi, e quindi in quel momento potremo ottenere un doppio rinforzo muscolare. In questo modo si potranno avere anche degli effetti anche su quello che è il trofismo, e anche in termini di evitare una serie di complicanze che a volte sono sono determinate dall'immobilismo, che è fondamentalmente di tipo circolatorio a carico degli arti inferiori. Bene, adesso lascio la scena ad Alessandro, ma Alessandro, mi raccomando, è bravissimo, è uno dei nostri Latin lover, insomma, spero non ci abbia qualche fidanzata a giro. E come vedete, se questo è uno strumento che ci consente, perché ovviamente questo è uno strumento che può consentire questo tipo di programmazione, una di preparazione al cammino. Su questa macchina non c'è quel software, ci sarà sulla macchina che andremo ad avere noi. E la preparazione è quella che fa i movimenti da fermo, sia di lateralità, sia di movimento, sia di accovacciamento. È un riscaldamento dei muscoli prima di mettersi in partita, in gioco, in movimento nel cammino. Dopo c'è il cammino. E il cammino, uno potrebbe anche usare bene una gamba e completamente non l'altra, quindi c'è la possibilità di regolare una gamba, il movimento di una gamba, il movimento delle due gambe separate, il movimento delle gambe insieme, in maniera da armonizzare il passo e il cammino. Le altre cose, appunto, che noi speriamo, vedete questa strumentazione, si potrà avere una strumentazione molto più facile, che deve portare fondamentalmente la persona a indossarla da sola.
Chiaramente più sono semplice, più si accorcia magari la tipologia di persone che può usare il sistema, e in questo senso noi qui abbiamo un sistema che ci consente di proporre questo tipo di attività indipendentemente dal livello di lesione, cioè sia un livello di lesione alto, cervicale, sia il dorsale, sia il livello più basso, sacrale, che se è sacrale insieme in genere qualcuno non ha bisogno. E quello che si diceva con la dottoressa Calamai, attenzione, cioè questo è un sistema che non è soltanto per la persona con lesione midollare, ma che, come abbiamo visto anche dalla relazione, può essere indicato anche in situazioni di altre patologie come l'ictus o un certo grado di sclerosi multipla. Quindi di fatto è proprio l'acquisizione di questo sistema in senso open. Ora chiaramente questo corridoio non è proprio il massimo per uno che fa i primi passi, quindi Alessandro siamo tutti con te. Quindi per concludere era che deve essere open, quindi non soltanto all'unità spinale sui pazienti, ma anche ai pazienti neurologici, ma open anche in senso diverso, nel senso che sentivo anche stamattina da parte del nostro assessore, aperta al territorio. Quindi è una struttura che, già come fanno altre strutture robotiche in Careggi, deve essere assolutamente aperta alle altre strutture che fanno riabilitazione, sia in termini di formazione del personale che lavora sul territorio o su altre istituzioni, sia in termini di poter offrire questo servizio a tutti, chiaramente collaborando e mettendo le risorse insieme. Questo è il nostro sogno e ci mettiamo tutto per realizzarlo, ovviamente. Penso che abbiamo concluso, non so se c'è qualche domanda, se no te la faccio. You have any comment? Qualche domanda? C'è qualche domanda dall'auditorio? Anche se mi rendo conto che l'ora è tarda e siete stati bravissimi a stare fino a quest'ora. I have just a little question. Do you think that integration of robotic and so passive movement and electrostimulation of some kind of muscle can be something in the future that can improve our results? The answer to that question is we can do it now. So the next generation of exoskeleton, EXO, with Smart Assist, that has a software feature called Variable Assist. So Smart Assist actually allows for that integration now, so we can actually work with EMG, FES, we can actually do things called pre-gait, where we can do things that are actually people who aren't able to walk, we can do a lot of pre-gait stuff, squats, stepping, marching on the spot, and then all the way through the normal walking features to the end point where someone is essentially a good walker, but they need that little bit of extra support, so we can actually switch the legs off, either one or both, and we can actually play around and we can adjust with the level of support in both swing and stance, and we can supplement with FES, functional electrical stimulation, as well. Come in. I also work at a spinal unit here at the hospital at Careggi. I have a question about intensity and frequency, which is the best intensity and frequency, because I know in the present literature it's not clear. It's not there's not a number assessed. So what's your opinion? It's still unclear. And that's the big push at the moment, is to start to find out dosage. Preliminary studies that I've seen that haven't quite been yet published, there are some studies that I've done intensive 5 days a week for an hour every day,
to compared to 3 times a week for an hour, and the differences are marginal. So right now, the evidence that I've seen that hasn't quite been published yet, they're kind of looking at the optimal doses around 3 times a week for about an hour's session. You probably won't get an hour when you first start, because of just it's more mental fatigue. They tire very quickly. You probably get around 20 to 25 minutes before they become fatigued. Okay. Okay, se non ci sono. Thank you Barry for your presentation. Scusate. Siccome appunto stiamo ricevendo questo regalo che per noi è anche molto di motivazione, abbiamo sentito l'importanza, quindi oltre a ringraziare l'azienda che ci ha supportato e spinto su questo progetto, voglio ringraziare anche l'Associazione Toscana Paraplegici e Abilia, le due associazioni di categoria che ci hanno consentito di partecipare a un bando ed arrivare anche all'acquisizione di questa strumentazione. Mi sembra doveroso nei loro confronti e spero che questo non faccia altro che crescere il livello di autonomia e il livello anche di soddisfazione dei nostri pazienti. Vi ringrazio e buon proseguimento. Bene, prima dell'annuncio finale della chiusura della sessione, una notizia tecnica: per chi ha bisogno dei crediti e si è registrato deve passare in segreteria. Per il resto, thank you very much to our international speakers. It's a pleasure to have you today here. Grazie a tutti voi. Domani continua la sessione, la seconda giornata dell'innovazione nella clinica, e poi vi ricordo sabato mattina la parte di innovazione nella organizzazione. Grazie a tutti e buona serata.